Mi senti? Ti sento bene, tu mi senti? Sì, ti sento bene. Perfetto. Ma vedo che ancora devo collegarsi, penso. Ti vedo Mollica, Giovanni Esatto, e... ciao, come va? Tutto Ciao bene? Giovanni. Ciao Bori, come va? Non c'è male, non c'è male. Tu Senti, conosci ti Piero sembri D'Asia, ringiovanito vero? dall'ultima. Tu Ciao conosci Giovanni. Piero? Ringiovanito dall'ultima volta. Lo sai, no, sto scherzando, mi sembri. Ma veramente sei. Hai fatto. Cosa hai fatto? Massaggi, cure di Ma chi bellezza. io? No. Che ne so, mi sembri più giovane dell'ultima volta. No. È il lavoro, Il lavoro, vero? Hai nobilita ragione. l'uomo e lo rende E lo rende simile a una schiavo. bestia, infatti. Allora, siamo tu conosci Giovanni, tu conosci Piero, vero? D'Asdia. Sì, io lo conosco, lui non mi conoscerà, ma è anche giusto così. Voglio dire, la faccia non mi è sconosciuta, però adesso non è che mi ricordo molto bene Ma non quando ti abbiamo preoccupare interagito. assolutamente, certo. Allora, il nostro anfitrione dov'è? Non lo so, non ho idea. Dunque, Ancora non vediamo. c'è, non è, ancora non si vede. Vedo che il guest è Luciano De Stefani. Sì. Per ora siamo solo noi quattro, giusto? Ma Molti come altri presenze equipaggi? ce ne sono tante, però Ah no? non le vedo. Ah sì, A me non vedo. mi vedete? Ah No. sì, buongiorno, buongiorno. Buongiorno. No, io non ti vedo. Sì. Perché bisogna mettere la modalità schermo. Sono Ok. Rosangela Fabio del Dipartimento di Economia. Infatti Giovanni mi sembrava che noi ci Ciao. conoscessimo. Ciao, come no? Ciao, Rosangela, come no? Ciao, È un ciao. secolo che non ci vediamo, anche tu sei sempre È più bella. vero, è vero. Infatti la barba non ce l'avevi nel passato. No, l'ultima volta non ce l'avevo, infatti, sì. Sto cercando di dividere lo schermo, ma non so come fare. In modo da vedere tutti. Allora, dovrebbe essere... Sì, c'è una modalità, altre Dove c'è azioni, scritto aspetta. People dovrebbe Modalità essere. insieme, galleria estesa, ecco. Allora, se cliccate galleria estesa, ecco, ora vediamo tutti. Non riesco a trovare sta galleria, vediamo. Galleria estesa, perfetto. Ora vediamo. Galleria estesa sui tre Perfetto. puntolini. Benissimo, benissimo, grazie. Io vedo tre di voi, non so se ci sono altre persone collegate che non vedo. Vedo e saluto il professor Collepardi. Buongiorno. Sì, per altri i primi piani, il microfono, se vuoi mettere il microfono, per esempio, cosa che stiamo. No, per forza, anche come... Buon pomeriggio, mi sa che non mi vedete, ma siamo in preparativi, quindi a breve saremo da voi. Claudio è sparito? Ecco. Non Claudio, si sente più la tua voce, Claudio, Claudio. Claudio. No, ho detto ci Vedi sono, bene? ci Ecco, sono, ma tengo sì, adesso muto sì. perché anche qui c'è un po' di rumore.
e poi mi chiudo la telecamera. No, no, questo è un computer solo mio di servizio, ma ora colleghiamo quello della sala riunioni con tutti gli altri ospiti. Peppe Garidi, guarda che si vede solo l'ombra perché hai la luce alle spalle. Sì, sì, è chiaro. Ora ci colleghiamo con il nostro col computer centrale e si vedrà tutta la sala. Grazie. Ok. Prova. Rosa, ci senti? Mi senti, Rosa? Sì. A posto, grazie. Bene. Chiudete però il microfono. Gentilmente, chiudete il microfono. Altrimenti qua Spegni, spegni pure. Ma Pietro, io c'ho il microfono, ce l'avevo chiuso da prima, ora l'ho chiuso anche. Sì, sì, dobbiamo chiudere questo. Quindi pure se si no sento la prima notizia del sessuolo previdenza complementare del 10% per la
Buonasera a tutti, ciao Enzo. Buonasera. Ciao Giovanni Ferragamo. Ciao Giovanni Ferragamo. Non mi sento, vabbè. Forse sono riuscito. Buongiorno. Ma Salvini non l'avete invitato?
Buon pomeriggio, mi sentite? Sì, sì. Qualcuno ha disattivato il mio di audio, adesso sembra che si sia ripristinato. Ok, lo attiveremo tutti gli audio nel momento opportuno, quindi buon pomeriggio a tutti, grazie per essere qui così numerosi. Noi ci troviamo nella sala del Dipartimento di Economia dell'Università di Messina, siamo contenti, siamo orgogliosi e grati all'Ateneo e al Dipartimento per aver voluto ospitare questo evento. Buon pomeriggio a tutti. Secondo webinar che si inserisce in questa cornice di incontri sul ponte sullo stretto in un momento storico molto importante, un momento storico in cui è tornato l'entusiasmo, è tornato l'interesse per la realizzazione di questa grande opera che può cambiare gli assetti, rivoluzionare lo sviluppo, l'economia di tutta l'Italia partendo dal sud. Quindi io darei subito la parola al professore Michele Limosani, che è il direttore del Dipartimento di Economia e che è sempre pronto a dare spazio a qualunque iniziativa favorevole al territorio messinese. Grazie, benvenuti agli illustri ospiti che danno veramente lustro e onore a questo incontro, a questo confronto. Ritorniamo sul luogo del delitto, dicevi, no? Questo è il secondo approfondimento. Il mio ringraziamento anche al professore Sergi, che nel corso della sua lezione ha voluto questi approfondimenti. Io dico semplicemente una cosa. Il ponte non è soltanto la più grande infrastruttura di connessione prevista all'interno di un corridoio europeo e quindi opera strategica non soltanto per il paese, ma per quel ponte che questo paese, ecco, va costruendo nel Mediterraneo. Ma accanto alla infrastruttura strategica dei trasporti c'è un tema della, all'atere, ma anche importante, riqualificazione delle città. Le opere compensative, immagino che siano, debbono comunque essere all'insegna della qualità, vanno a modificare profondamente gli impatti e gli assetti urbanistici delle città. Quindi c'è un tema di riqualificazione. Credo che sia la prima pietra miliare su cui è possibile costruire dal punto di vista politico la città o la regione dello stretto o la città metropolitana dello stretto, che unisce due città metropolitane. C'è un tema che riguarda l'innovazione, la ricerca e i servizi tecnologici e quindi le università, non soltanto quelle di Messina, quelle siciliane e quelle calabresi in primis. C'è anche infine un tema che sfiora l'aspetto culturale e turistico, se sul ponte è possibile prevedere interventi e innesti che rendano questa opera non soltanto un'opera, dicevo, infrastrutturale, ma anche simbolo di un rinnovato messaggio culturale e turistico, quindi attrattore turistico. Quindi il tema è complesso ed esige, e concludo, forse una nuova narrazione, un nuovo modo di comunicare e di coinvolgere soprattutto i giovani, perché si facciano portatori, no, e messaggeri di questa nuova filosofia, di questa nuova prospettiva. Ecco perché sono contento che di questi temi se ne parli dentro le università, dentro le aule universitarie, dentro le lezioni. Ringrazio tutti coloro che interverranno e anche le autorità politiche che hanno voluto intervenire in questo dibattito, e cedo subito la parola al moderatore perché si possa iniziare con i lavori. Grazie ancora. Grazie direttore, grazie professore. Io innanzitutto vorrei annunciare e confermare la presenza dei più importanti e illustri ospiti politici che abbiamo coinvolto in questa iniziativa, quindi arriveranno nei prossimi minuti il sottosegretario onorevole Matilde Siracusano, che già da una legislatura intera, nonostante la sua giovane età, che ha intrapreso una grande battaglia in Parlamento per il ponte sullo stretto. Poi sarà il turno del Presidente della Regione Calabria, Occhiuto, e poi avremo il Ministro Salvini che ci lancerà un ulteriore spunto, un ulteriore stimolo dopo tutto quello che già quotidianamente ha fatto nelle ultime settimane
per il ponte. Purtroppo non potrà essere dei nostri invece il governatore siciliano Schifani, che ci ha mandato un affettuoso, un caloroso saluto e un incentivo, una spinta per continuare a alimentare le riflessioni, le discussioni positive sulla realizzazione del ponte sullo stretto. Purtroppo è capitata la concomitanza proprio oggi del giuramento della giunta regionale, quindi un altro momento importante. La macchina per il ponte si è rimessa in moto parallelamente al post elezioni, quindi tanti appuntamenti istituzionali concomitanti a un enorme entusiasmo che ci ha travolto per la ripresa del leader burocratico, amministrativo, realizzativo che può portare e che deve portare, secondo la nostra visione, alla realizzazione del ponte sullo stretto. E questi incontri, queste attività che abbiamo intrapreso, abbiamo organizzato con il professore Sergi, con cui ormai quasi 15 anni fa abbiamo fondato il Comitato Contro Subito, insieme a Giovanni Alvaro, che voglio a ogni appuntamento ricordare, sono volte proprio a questo, a porre dei temi, a porre delle riflessioni, a dare la voce agli esperti, a coloro che possono parlare del ponte con cognizione di causa e soprattutto a dimostrare che da questo territorio, da Messina, da Reggio Calabria, dall'area dello Stretto di Messina, c'è una forte spinta positiva. Questa non è la terra dei no, questa non è la terra di chi ama la povertà, la depressione, l'emigrazione e la disoccupazione a cui la perifericità, aggiungerei, a cui questo territorio si è tristemente abituato, ma c'è una forte spinta sociale che chiede sviluppo, che chiede benessere e non più bonus assistenziali. Quindi do subito la parola al professore Bruno Sergi, che appunto è un punto di riferimento molto importante sia per il ponte sullo stretto, per tutte le sue attività pluridecennali, ma anche per l'Ateneo Peloritano, per l'Università di Messina, che quindi potrà introdurre i lavori odierni. Sì, grazie Peppe, ringrazio i partecipanti. Questo è il secondo webinar di quest'anno dedicato alle grandi infrastrutture. Il ponte sullo stretto di Messina è una grande infrastruttura, potrà diventare una grandissima infrastruttura. Il ruolo delle infrastrutture nei miei corsi è una parte importante dell'attività accademica, didattica, di discussione in classe con gli studenti. E questo lo faccio ormai da 20 anni. Un ruolo importantissimo, le infrastrutture sono il motore di crescita dell'economia, delle nostre società. Lo faccio sia qui a Messina, con i miei studenti a Messina, l'ho fatto e lo continuo a fare con i miei studenti in America. Il ruolo delle infrastrutture è stato importante, soprattutto all'estero. Da noi il ruolo delle grandi infrastrutture sostanzialmente è stato assente dai radar della politica. E, al contrario, le infrastrutture sono state un potente motore di sviluppo economico. Pensiamo all'India, pensiamo alla Cina. Alla Cina negli anni 90, cercherò di essere breve, è stato finanziato un imponente investimento sulle reti autostradali e sono stati costruiti 12 grandi corridoi, 5 verticali da nord verso sud e 7 orizzontali da est verso ovest. In Cina si è anche puntato successivamente all'alta velocità, è un argomento importante anche per il ponte sullo stretto di Messina. Tenete presente che nel 2010 solo il 10% delle città cinesi erano collegate con l'alta velocità. Nel 2019 il 100% delle città in Cina, quindi tutte le città in Cina, sono collegate con l'alta velocità. Ed è stato dimostrato tecnicamente, con analisi empiriche, economiche, che questi grandi investimenti hanno portato la Cina a crescere velocemente e a diventare la seconda potenza economica al mondo. È da 20 anni con i miei studenti che affronto questi temi, da 15 anni con un ponte subito. E vorrei, cercherò di essere breve, vorrei ricordare una
partnership globale in infrastrutture di qualità. È stata firmata ieri a Bali. Questo comunicato stampa è stato pubblicato ieri dalla Casa Bianca. Il presidente statunitense Biden, il presidente Widodo dell'Indonesia e la presidente von der Leyen, capo del presidente della Commissione dell'Unione Europea, hanno firmato questa grande partnership. È un rinnovato riconoscimento circa l'importanza delle infrastrutture. Oggi si parla di infrastrutture di qualità. In questo comunicato stampa è presente un elenco abbastanza dettagliato di ciò che sarà finanziato: infrastrutture trasportistiche in Indonesia, telecomunicazioni, un programma riguardante la sanità in India, ma tutto importante affinché possano questi investimenti trasformare le economie del sud-est asiatico, che oggi sono certamente all'avanguardia in questo rinnovato interesse al rapporto tra grandi infrastrutture e crescita economica. Certo, si dibatterà nel corso di questo webinar, oltre che del ponte, anche dell'importanza di altre infrastrutture materiali. Pensiamo all'alta velocità che oggi si ferma a Salerno. In Cina c'è dappertutto. Le autostrade, alcuni tratti autostradali mancano da noi al sud, si deve investire anche su questo. La strada statale 106 in Calabria. La politica deve anche guardare alle infrastrutture immateriali. Pensiamo alla scuola, pensiamo all'università, alla capacità delle università di creare talenti. Però il webinar di oggi riguarda una parte delle infrastrutture, quelle materiali, quella del ponte sullo stretto di Messina. Abbiamo un progetto approvato ben da 15 anni. Vi è la possibilità di attingere da finanziamenti europei, quindi finanziamenti compatibili anche con altri investimenti, pensiamo all'alta velocità o alle autostrade. E questo è il momento che è ottimale dal mio punto di vista per poter, sotto un profilo squisitamente accademico, affrontare il tema delle infrastrutture. Noi qui ad Economia lo abbiamo sempre fatto da tantissimi anni, analizzando l'impatto economico, l'impatto sociale delle infrastrutture, l'enorme impatto che il ponte potrebbe avere sull'area dello stretto e su tutto il mezzogiorno. Abbiamo visto giovedì 20 ottobre al precedente webinar la politica della Turchia in tema di grandi infrastrutture in una specifica regione nel nord-ovest del paese, la regione di Marmara, e dai nostri colleghi e amici turchi abbiamo appreso l'enorme potenziale, l'enorme impatto economico e sociale che questi grandi investimenti hanno e avranno sulla competitività di quella regione. E la competitività è il concetto che, a mio avviso, deve entrare nei radar della politica. Noi dobbiamo diventare molto più competitivi. Ci troviamo al centro del Mediterraneo e non lo siamo. Noi non siamo competitivi verso il nord Italia, non siamo competitivi verso l'Europa, non siamo competitivi all'interno del contesto europeo. Ed ecco che si dovrebbe riflettere su questa nuova competitività, guardare a queste infrastrutture di qualità, per stare al concetto firmato ieri, all'accordo firmato ieri di partnership globale. E quindi il Dipartimento di Economia affronta e continua a farlo con questa grande tematica. Credo che per ora possa bastare. Sì, anche perché il professore avrà altre occasioni per intervenire. Io intanto vorrei dare subito la parola al vicepresidente della Regione Calabria, Giusy Brici. C'è stato un piccolo cambiamento di programma
con estrema delicatezza lei voleva parlare dopo il governatore Occhiuto, ma gli impegni istituzionali di entrambi hanno rimescolato le carte, quindi al vicepresidente della Regione Calabria vorrei soltanto indicare quello che è il percorso del ponte sullo Stretto nell'attività che l'amministrazione regionale guidata da Occhiuto ha già intrapreso in questo anno, che vede proprio il Giusy Grinci grande protagonista in tutto ciò che riguarda l'area metropolitana dello Stretto, a cui alla delega con la città metropolitana di Reggio Calabria. Lei è stata grande protagonista per quanto riguarda il rilancio dell'aeroporto dello Stretto, che ha visto un importante coinvolgimento dopo tanti anni della città di Messina e della città metropolitana di Messina, proprio come dimostrazione che il ponte non arriva come un corpo estraneo su un'area così lontana, no? Ma già ci sono tante attività che partono da molto molto tempo per due sponde che in realtà sono già molto vicine, molto unite e hanno necessità di un collegamento stabile. Buon pomeriggio a tutti quanti, grazie dottor Caridi, saluto tutti i rappresentanti del mondo universitario della regione Sicilia, nonché della regione Calabria, che come diceva l'amico Peppe è rappresentata dal nostro presidente che si collegherà a breve. Io purtroppo ho una commissione in cui dovrò proprio rappresentare il presidente e vi dovrò lasciare, però da cittadina di Reggio Calabria, da assessore con delega alla città metropolitana, non potevo non essere presente e gioire di questa importante convergenza che finalmente si è determinata, perché come voi avete intitolato l'iniziativa odierna, Ponte sullo Stretto si riparte, 15 anni che se ne parla, ma non ci sono mai state le congiunture ideali. Ora ben venga, abbiamo un governo che è fortemente intenzionato a promuovere quest'opera, abbiamo il sì dell'Europa, abbiamo due presidenti di regione che stanno facendo squadra e convergenza, perché lo direte voi meglio di me. Saluto anche che vedo Mimma, il nostro assessore, è stata veramente rappresentato la regione Calabria come trasporti, alle infrastrutture, e ha fortemente sostenuto un'opera che è inutile che lo dica, rappresenta per noi occasione di sviluppo, di ricchezza, di commercio, di lavoro. Io anche la delega al lavoro e so quanto quest'opera sia importante, quindi diventa occasione di una centralità diversa delle due regioni in Italia, nell'Europa e qui in Europa e quindi nel Mediterraneo. Area integrata dello Stretto che, come diceva prima l'amico Peppe Caridi, è fortemente richiamata in quella che è una governance unitaria in termini di trasporto, legata anche proprio all'aeroporto, che il presidente Occhiuto ha da subito voluto, perché abbiamo noi su delega del Ministero dei Trasporti, abbiamo gestito la conferenza di servizio in cui sono stata proprio delegata io, perché la Regione Calabria ha stanziato 13 milioni di euro che si aggiungono ai 3 milioni statali e quindi sono stati autorizzati gli oneri di servizio che ci permetteranno di avere il collegamento intanto con Torino, con Bologna e con Venezia. Area integrata dello Stato ci permetterà di avere quella continuità territoriale tra le due sponde, quindi tra la Calabria e la Sicilia, e quindi stiamo promuovendo, sento un ritorno di voce. Ok, c'era qualche microfono forse, sì. Allora, l'area integrata dello Stretto con un trasporto marittimo veloce e dei costi che marittimi assimilabili a quello che è il trasporto pubblico urbano, area integrata dello Stretto che ci permetterà di valorizzare quello che è l'aeroporto di Reggio Calabria con un biglietto unico ridotto
progetto per proprio i passeggeri della città metropolitana di Messina, per cui si sta lavorando tanto proprio per promuovere lo sviluppo delle due regioni, e sappiamo quanto il porto e tutte le infrastrutture, ed è stato detto in precedenza l'importanza anche della 106 per noi, che avrà un ruolo strategico e cardine, rivestono proprio in quello che è il decollo delle nostre regioni, perché non possiamo avere un'Italia a doppia velocità, e sappiamo proprio come in termini di competitività del sud veramente le infrastrutture abbiano un ruolo determinante e strategico, e quindi il ponte nella proprio fattispecie rivesterà per noi un ruolo determinante e sarà appunto un volano di una crescita economico-sociale di cui il sud, le due regioni hanno fortemente bisogno. Vi ringrazio, io vi devo lasciare perché ho commissione, però tenevo proprio a rappresentarvi la mia gioia e la condivisione a questo importante percorso. Grazie mille a Giusy Princi, la sua presenza oggi a questo evento insieme al governatore Occhiuto dimostra il grande, lo straordinario interesse che finalmente anche la Regione Calabria ha destinato, ha dedicato e ha dimostrato nei confronti della realizzazione del ponte sullo stretto, con una strategia ben precisa, una strategia che va oltre i provincialismi che tristemente la Calabria si è trascinata negli anni precedenti, perché io ricordo il primo messaggio di Occhiuto sul ponte è stato: in Calabria l'alta velocità è strategica, se arriverà a Palermo, se arriverà a Catania, noi dobbiamo lavorare insieme alla Sicilia, perché siamo squadra, perché siamo due regioni gemelle, due regioni sorelle, due regioni che hanno le stesse problematiche e quindi le stesse soluzioni per lo sviluppo. Quindi ringrazio Giusy e ringrazio anche tutta l'amministrazione regionale per l'attenzione dimostrata non tanto a questo evento quanto alla causa del ponte sullo stretto e dello sviluppo del nostro territorio, con l'augurio e lo stimolo di continuare così e di fare sempre meglio per il nostro sviluppo. Torniamo quindi alla nostra università, al nostro Dipartimento di Economia, con il professore Daniele Schivilò, che potrà appunto concludere questi onori di casa, questi saluti introduttivi da parte dei rappresentanti dell'Ateneo. Prego. Grazie. Io intanto ringrazio il professore Sergi per l'invito. Mi ricollego brevemente a quello che ha detto il professor Limosani, quando ha detto giustamente la questione del ponte sullo stretto è una questione complessa, e in qualche modo giustifico questa affermazione. Cioè, il ponte sullo stretto è un'infrastruttura importante, una condizione necessaria, ancorché non del tutto sufficiente per lo sviluppo dell'area, ma può diventare decisiva e incidere profondamente sul tessuto economico e sociale se non rimane un semplice progetto del ponte, ma si elabora una vera e propria strategia ponte sullo stretto. Il professor Limosani in fondo ha detto esattamente questo. Il governo, attraverso la voce del primo ministro delle infrastrutture Rixi, ha affermato in un'intervista alla Sicilia che il ponte va fatto perché è interesse di tutti che il sud diventi competitivo e che il paese viaggi tutto alla stessa velocità. Oggi il nord può crescere se solo cresce il sud, e vogliamo portare ovunque la cultura dell'impresa e del lavoro. Siamo ovviamente d'accordo, pienamente d'accordo su questo, ma elaborare una strategia ponte sullo stretto significa soprattutto avere un'idea precisa di cosa deve diventare l'area dello stretto. E questo, anche se non è il tema di questo seminario, perché il professor Sergio ha detto noi dobbiamo parlare in questo momento dell'infrastruttura, però dobbiamo considerare l'infrastruttura all'interno di una strategia che riguarda l'area dello stretto di sviluppo, di cui il ponte è un elemento cardine,
perché, come ha detto il professor Sergi, la Cina si è sviluppata anche grazie a tutte queste infrastrutture stradali, ferroviarie, però non dimentichiamo che la Cina ha anche fatto moltissime fabbriche, oggi è di fatto la fabbrica del mondo, noi usiamo un po' questa espressione, e sta diventando anche il centro dell'innovazione, o comunque uno dei centri mondiali dell'innovazione. Quindi dicevo, un'idea precisa di cosa diventerà lo stretto insieme ai termini economici e come agire per raggiungere tale obiettivo. Non basta dire il ponte facilita i collegamenti con la terraferma e chiude l'anello mancante lungo il corridoio scandinavo-mediterraneo. Questo ovviamente è vero ed è una cosa che è abbastanza ovvia. E non basta inoltre dire facilita il turismo. Sì, certamente lo faciliterà e questo è un fatto, anche questo è un fatto positivo. Però perché queste affermazioni, non perché queste affermazioni non siano vere, ma lo sono, ma esse non risolvono da solo il problema di far diventare la Sicilia e la Calabria competitive facendole viaggiare alla stessa velocità delle altre regioni italiane più sviluppate, che è quello appunto che sostiene il governo. Serve appunto qualcosa in più. Un approccio sistemico in termini di progetti di investimento pubblici e privati che rendano il territorio più competitivo e più attrattivo, anche in termini di investimenti dall'estero, no? Investimenti diretti dall'estero, è molto importante anche questo aspetto. Questa secondo me è la sfida del ponte. Ovviamente in questa sede, come ho detto, non possiamo entrare nel dettaglio dei problemi dello sviluppo dell'area, ma dobbiamo tener conto di questo, di inserire il discorso all'interno di un quadro complessivo di strategie. Il secondo punto, e chiudo, è che il progetto del ponte prevede opere complementari già preventivate nel progetto stesso. Credo a questo punto che le istituzioni locali, soprattutto quelle regionali, devono seguire attivamente questo aspetto e fare una continua pressione affinché tali opere vengano realizzate insieme al ponte. Perché anch'io sono d'accordo, non vi è un prima e un dopo, ma solo un progetto completo. Ho chiuso il mio breve intervento. Grazie. Grazie mille, professore. È molto stimolante e credo che avremo occasione anche nel corso degli interventi successivi di approfondire tanti spunti legati a questo territorio e credo che anche di questo possa contribuire al dibattito e alle riflessioni l'onorevole Matilde Siracusano, che ho visto in collegamento. Buon pomeriggio Matilde, grazie per essere con noi e a te subito la parola. No, grazie a voi intanto per aver costituito questo tavolo. All'attività del governo che, come sapete, è orientata nel programma del centrodestra. Il ministro delle infrastrutture ha già convocato un vertice con i presidenti di regione che credo che interverranno anche qui, se non erro, nel vostro dibattito a breve, quindi vi sapranno dettagliare ancora meglio i contenuti di questo incontro, che è stato assolutamente positivo e propedeutico alla realizzazione del progetto, che ovviamente passa da due punti fondamentali, che è la risoluzione del contenzioso che sappiamo essere ancora pendente e l'aggiornamento del progetto già esistente sul ponte sullo Stretto, che è il progetto a campata unica, che fu validato a tutti i livelli e quindi è un progetto definitivo. Ci siamo già confrontati al precedente incontro rispetto a quello che noi abbiamo ritenuto una scelta scellerata da parte del precedente governo, al ministro delle Infrastrutture, che aveva deciso di archiviare questo vecchio progetto per investire altre risorse su un nuovo progetto, su uno studio di fattibilità, su un progetto a tre campate che chi ha un minimo di esperienza o di competenza tecnica si rende perfettamente conto che è inattuabile per appunto le problematicità tecniche riferite alle tre campate sullo Stretto di Messina. Quindi pare che sia stato compreso che questa è stata una scelta sbagliata e quindi l'orientamento è quello di utilizzare appunto di archiviare questo studio di fattibilità, utilizzare le risorse, parte delle risorse che il governo avrebbe investito, quindi 50 milioni di euro, per aggiornare il progetto già esistente. Quindi questi insomma sono i passaggi fondamentali. Naturalmente occorrerà una norma
che mi auguro sia inserita in legge di bilancio per appunto chiarire i passaggi e dare il via definitivo a un intervento da parte del governo. Sono perfettamente d'accordo con quanto detto prima dal professore, perché il ponte naturalmente non può essere una cattedrale del deserto, anche se fosse una cattedrale del deserto andrebbe costruito lo stesso, ma il fatto che sia una cattedrale nel deserto è stata la contestazione fatta da un'opposizione sterile alla realizzazione di questo progetto così importante per il nostro territorio, ma è chiaro che va quadrato in una visione complessiva che prevede investimenti su tutte le infrastrutture connesse, tutte le opere propedeutiche e compensative che facevano già parte del progetto del Ponte sullo Stretto. Ma ritengo che l'intenzione dei nostri rappresentanti delle istituzioni sia proprio questo, è una discussione aperta anche in riferimento a tutte le altre infrastrutture che servono, e riteniamo appunto che invece il ponte risulti essere un acceleratore per la realizzazione di tutto il resto. È molto, molto interessante quello che l'onorevole Siracusano ha detto fino a questo momento, anche perché vorrei ricordare che Matilde è stato il deputato che nella scorsa legislatura, dalle fila dell'opposizione, è riuscito a portare le magliette Si Ponte in Parlamento, ha fatto una grande battaglia per la realizzazione di quest'opera quando era completamente sparita dai radar. Quindi credo che adesso anche lei possa condividere il ritrovato entusiasmo e da esponente politico credo che possa anche considerare quello che realmente è, cioè il ponte è uno di quei grandi collanti della coalizione che governa, perché unisce sia i partiti che oggi sono maggioritari, soprattutto Fratelli d'Italia, un po' di più anche la Lega con il ministro Salvini, a quella che è una battaglia storica di Forza Italia, su cui Berlusconi e Forza Italia ha sempre con degli atti concreti, quindi la progettazione, l'approvazione del progetto definitivo, dimostrando di... Sì, ma non lo guardo tutto, non è certo, sì. Di voler realizzare quest'opera. Credo di poter... umilmente un pezzettino di merito rispetto a quello che sta accadendo, insomma, in questi giorni, alla riapertura del dibattito, alla scelta del governo di inserire appunto il ponte nel programma, perché come ben detto Peppe, la scorsa legislatura c'è stata una vera e propria crociata condotta dalla sottoscritta, anche dai colleghi di Forza Italia, diverse iniziative plateali come quella delle magliette unite gentilmente da Rete Civica per le Infrastrutture, che continuo a ringraziare per averci fornito questi gadget importantissimi che hanno veramente segnato una... siamo andati a finire sui giornali nazionali proprio per aver indossato le magliette in aula, ma non soltanto questo, diversi atti parlamentari come atti di indirizzo, interrogazioni, votate anche da la maggior parte delle forze politiche che sostenevano il governo Draghi, quindi questo è stato un segnale assolutamente positivo, raccolto anche dal governo di centrodestra attualmente in carica. Grazie mille Matilde, io giro subito la parola al governatore della regione Calabria, Roberto Occhiuto. Ne abbiamo già parlato fino a poco fa dell'impegno della Calabria, dell'impegno di Occhiuto per il ponte e per tutto ciò che c'è intorno, per collegarci a quello che diceva prima il professore. Prego Presidente. Mi è collegato. Bisogna attivare il microfono. Allora ho parlato a vuoto. No, ho ringraziato per l'invito e anche perché avete organizzato questa importante occasione di confronto. Io vorrei che il ponte diventasse davvero un tema centrale per le regioni del Mezzogiorno. È davvero un peccato che sia considerato più strategico dall'Europa che dal nostro paese. Sono persuaso dal fatto che il governo attuale abbia preso in mano questo dossier con più decisione che in passato. Abbiamo avuto con Renato Schifani un incontro con Salvini e in quell'occasione mi è sembrato davvero ci sia grande determinazione da parte del governo. Guardate, io governo una regione che ha al suo interno il primo porto d'Italia, il terzo porto d'Europa. Quindi ho sotto i miei occhi quello che sta accadendo nel Mediterraneo. Questo tema del Mediterraneo spesso è stato evocato come un tema così da teorici dello sviluppo, no?
oggi invece sta diventando davvero il centro del nuovo paradigma dell'economia europea. Cioè noi, io nel porto di Gioia Tauro si movimentano 3,7 milioni di container all'anno. Noi dovremmo comprare l'energia dai paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Saranno questi i paesi che cresceranno con un incremento del prodotto interno lordo molto superiore a quello dei paesi europei, quindi saranno anche occasione di investimento per tante imprese italiane. Saranno paesi che registreranno un importante aumento anche dei livelli demografici. Probabilmente fra 10-15 anni dovremo persino utilizzare i lavoratori dai paesi del Mediterraneo. Allora, se il Mediterraneo diventa così centrale, mi chiedo: l'Italia vuole fare della Calabria, della Sicilia, l'hub dell'Europa sul Mediterraneo? Se vuole fare questo, l'investimento in un'opera strategica come il ponte è un investimento decisivo. Ho sempre contestato la retorica di quelli che dicevano ci vuole ben altro, perché ho sempre ricordato che quando si doveva fare l'autostrada del sole, tanti dicevano che c'era ben altro da fare perché mancavano le strade di collegamento tra i diversi comuni della mia regione, ma era così in tutte le altre regioni. Poi, siccome è stata fatta l'autostrada del sole, sono state fatte anche le strade. Le grandi opere infrastrutturali svolgono una funzione di attrattore non solo in termini turistici e di sviluppo, ma anche di attrattore per altri investimenti infrastrutturali. Per questo, quando io ho parlato con Salvini insieme a Schifani, ho proposto che si costituisse un gruppo di lavoro composto dal ministro, dai presidenti di regione, da altri esperti sul tema più complessivo della infrastrutturazione della Calabria e della Sicilia. Faccio un solo esempio. Nella mia regione noi abbiamo una sola direttrice di collegamento da nord a sud, che è l'autostrada la 2. La mia è la regione più sismica d'Europa, no? Se ci dovesse essere un evento avverso e si dovesse interrompere l'autostrada, non avremmo nemmeno una direttrice ridondante. E abbiamo sulla Ionica la 106, che da 30 anni è definita la strada della morte. In un paese civile una strada non dovrebbe essere definita come strada della morte per 30 anni. Peraltro la 106 sarebbe utile a veicolare anche i flussi automobilistici dall'Adriatico sul ponte. E allora ho chiesto a Salvini che ci sia un corrispondente interesse verso questa opera e ci sia anche un'accelerazione degli interventi sull'alta velocità ferroviaria. Attenzione, perché anche su questo, sul tema dell'alta velocità ferroviaria, il ponte è decisivo. Come sapete, le grandi infrastrutture vengono valutate anche in ordine ai costi-benefici per chi le realizza. Allora, fare l'alta velocità in una regione come la Calabria, di 1.880.000 abitanti, è una cosa. Fare l'alta velocità per congiungere al resto del paese, oltre che la Calabria, la Sicilia, significa farla per una popolazione di 7 milioni di abitanti, quindi diventa più sostenibile anche l'investimento sull'alta velocità ferroviaria. Per cui il ponte è davvero decisivo, è importante che non si dia corso alle discussioni tecniche degli ultimi due anni, nei quali praticamente per contrastare la realizzazione del ponte si è cercato di dire che il vecchio progetto del ponte non fosse più attuale. Certamente è un progetto che va aggiornato, ma è un progetto che con un aggiornamento nemmeno troppo importante, siccome ha tutte le autorizzazioni, intonse potrebbe dar luogo alla realizzazione del ponte. Io vorrei che davvero quest'opera fosse avvertita come una esigenza dal paese e soprattutto dalle regioni del Mezzogiorno. Non ho mai visto al nord decisori politici o studiosi dello sviluppo locale
litigare sulla opportunità di una grande infrastruttura per il nord. È singolare che sul ponte in Calabria, in Sicilia, spesso ci siamo stati i teorici del nord, del no, quando invece le ragioni dello sviluppo dovrebbero unire tutti, al di là delle sensibilità politiche, al di là degli orientamenti che ciascuno legittimamente può avere. Mi auguro che questa volta sia la volta buona. È particolarmente curioso, Presidente Occhiuto, che appunto sul ponte ci sia tutto questo scetticismo che spesso arriva proprio dai nostri territori, negli anni storicamente è stato così, e che arrivi proprio da chi considera il ponte incapace di risolvere le problematiche di questa terra, ma contemporaneamente vorrebbe che le risolvesse. Nessuno dice che il ponte è la soluzione a tutti i problemi della Calabria e della Sicilia, anzi, chi dicesse questo avrebbe un approccio parimenti ideologico rispetto a quelli che invece sono contro per ragioni ideologiche al ponte. Certo che un percorso di sviluppo di due regioni importanti nel Mezzogiorno passa anche attraverso infrastrutture strategiche. Poi bisogna avere la capacità di individuare anche altre condizioni utili allo sviluppo. Io, per esempio, nella mia regione sono impegnato in una fortissima attività di attrazione degli investimenti, no? Perché una regione si sviluppa quando riesce ad attrarre investimenti dall'esterno. Però avere delle infrastrutture che svolgono una funzione di attrattore aiuta anche ad attrarre investimenti. Guardi, non le rubo altro tempo, però vorrei segnalare che ci sono imprenditori che comprano squadre di calcio per comprare lo stadio, e comprano lo stadio perché attorno allo stadio fanno delle gallerie e guadagnano più sulle gallerie che sulle squadre di calcio o sulla gestione dello stadio, chiaramente. Ma voi immaginate nella città di Reggio Calabria, nella città di Messina, che enorme galleria, per così dire, ci sarebbe a ridosso di un attrattore infrastrutturale come il ponte, che sarebbe anche un attrattore di sviluppo. Immaginate quante imprese potrebbero essere interessate ad allocarsi in corrispondenza di un attrattore del genere, così come molte imprese, lo verifico io in questi mesi nella mia regione, sono potenzialmente interessate ad allocarsi nel porto di Gioia Tauro, che è un altro attrattore di sviluppo. Quindi non basta solo il ponte, ma attenzione, perché mentre facciamo tutto il resto o mentre chiediamo tutto il resto, non dobbiamo cedere alla tentazione di rinunciare a quello che non è sufficiente ma è importante come il ponte. Grazie mille al Presidente, credo che sia stato una seconda parte che proprio va a centrare quello che è il punto cardine sul ponte, e che adesso potremo condividere a momenti con il Ministro Salvini che si sta collegando. Quindi sì, professore, quello che diceva il Presidente Occhiuto rientra in quello che noi ci siamo detti più volte e abbiamo pubblicamente detto, cioè il ponte è quel famoso shock economico che da solo comunque riesce a travolgere l'attuale realtà di questo territorio, a differenza invece di tutte quelle altre opere che chi è contrario al ponte vorrebbe si facessero. Ma se non può essere il ponte nella loro visione la soluzione ai problemi del sud, possono esserlo le stradine delle zone interne, le stradine provinciali. Questo è uno dei tanti speciale. Il ponte un po' potrebbe essere il push, una spinta forte per poi, come dire, dare seguito. Il big push per poi dare seguito a tutto un insieme di esatto. Cioè, uno può anche, diciamo, è un po' di strategia. Cosa facciamo? Prima facciamo tante piccole cose e poi vediamo di fare una cosa più grande? No, facciamo prima, diamo una spinta forte al sistema e poi da quella possiamo ottenere altri risultati. Però, come ho detto prima, sempre all'interno di una visione complessiva, per evitare poi di come dire, abbiamo fatto il ponte, siamo tutti felici e la cosa finisce lì. Pertanto il ponte risolve, no? Come ha detto anche l'onorevole Occhiuto, non risolve da solo. Il ponte è importante, abbiamo detto, no? Un'infrastruttura importante e strategica, ma serve un progetto complessivo e una strategia complessiva. Mi sembra che questa visione di shock o big push, come vogliamo definirla, sia
pienamente condivisa dagli economisti. Assolutamente, è da 15 anni che utilizziamo questo termine, questo shock economico che potrebbe il ponte dare all'intera area, a tutto il sud. Non dimentichiamoci che dall'inizio della costruzione del ponte sette anni almeno, credo, sarebbero necessari per completarlo, quindi ci sarebbe tanto tempo per programmare tante altre opere, assolutamente. E come è stato detto dal Presidente Occhiuto, per diventare molto più competitivi all'interno del Mediterraneo le infrastrutture sono necessarie, le infrastrutture immateriali sono altrettanto necessarie, l'alta velocità quindi deve far parte di una visione di competitività del sud. Assolutamente, sì. Un altro passaggio molto importante che calza a pennello con l'intervento del ministro che sta arrivando è appunto l'unione che fa la forza per le grandi opere, per le infrastrutture nel resto d'Italia, è invece quello che troppo spesso al sud abbiamo visto, cioè delle divisioni, delle invidie, delle gelosie, che delle posizioni spesso pregiudizievoli, che hanno impedito lo sviluppo, la realizzazione di questo territorio. Quindi mi dicono che il ministro è pronto, previa attivazione del microfono, aspettiamo con tanto orgoglio per la sua partecipazione il suo saluto. Prego ministro. Eccomi qua, buon pomeriggio, mi sentite? Forte e chiaro. Sì, sì. Perfetto, sono collegato, visto che il mare unisce, stiamo parlando di ponti che uniscono dalla Capitaneria di Porto di Monfalcone a Gorizia, dove abbiamo inaugurato una nave della crociera MSC, che è un miracolo dell'ingegneria italiana. Io ho parlato con gli ingegneri di Fincantieri e mi sono intrattenuto con loro fino a poco fa, e da ingegneria a ingegneria, da miracolo a miracolo, io vi ringrazio, perché dobbiamo innanzitutto culturalmente riaccendere una discussione che si è protratta per decenni, ma qualcuno poi ha silenziato da 10 anni a questa parte. E leggevo, peraltro strano a dirsi, stamattina un articolo sull'utilità del ponte su un quotidiano che non è fra le mie prime letture quotidiane, che è Il Fatto, dove c'è un articolo che da un siciliano rivendica l'utilità di questa infrastruttura, che non è un'infrastruttura siciliana o calabrese, ma può e deve essere un gioiello a livello planetario. Quindi contate su di me, io sono in ufficio da meno di un mese e ho tanti dossier, dalla Gronda di Genova alla TAV, al tunnel di base del Brennero, all'alta velocità Salerno-Reggio Calabria, che è veloce e finanziata solo a tratti. Ecco, io conto ad esempio che il riportare il collegamento stabile Sicilia-Calabria fra i dossier del governo aiuti anche la ripresa dei lavori o l'accelerazione, il finanziamento di tutti i lavori che devono essere ovviamente ultimati perché il ponte abbia un senso. Perché sentivo il governatore Occhiuto, se colleghi velocemente Sicilia e Calabria, ma l'alta velocità non riguarda la Calabria, e poi hai la statale 106 in perenne lavorazione e manutenzione, e poi hai le strade e le autostrade siciliane che versano nelle condizioni che conosciamo, diamo adito ai benaltristi che in questi giorni si stanno esercitando: prima del ponte facciamo tutto il resto, e quindi prima del ponte facciamo le ferrovie, prima del ponte facciamo le dighe, prima del ponte facciamo manutenzione stradale. Tutto giusto, quello che dico è che si possono fare tutte le cose, che una cosa non esclude l'altra. Quindi tecnicamente non sarà semplice, va rivisto il piano economico finanziario, va aggiornato il progetto. Come ho detto questa mattina a Monfalcone, nella prossima legge di bilancio, quindi stiamo parlando non dei prossimi mesi ma delle prossime ore, perché il Consiglio dei Ministri che approva la legge di bilancio probabilmente sarà lunedì, il primo atto formale concreto che riapre la via è reinsediare la società Stretto di Messina, ovviamente, che è in liquidazione da 9 anni e che
dovrà tornare a svolgere le sue funzioni. Poi c'è il dibattito aperto, aggiornare il vecchio progetto, bandire una nuova gara. Io sono assolutamente ateo e laico, a me interessa la realizzazione di questa infrastruttura, a me interessa migliorare la qualità della vita dei siciliani, dei calabresi, degli italiani e attirare da tutto il mondo gente che quei 3,3 chilometri li verrà a fotografare, li verrà ad ammirare e li verrà, vedrà a invidiare. Ecco, il mio obiettivo è che l'Italia, Sicilia e Calabria diventino un punto di riferimento dell'innovazione, del green, del futuro, dell'ambizione, del superamento del non si può, del superamento del costa troppo, del superamento del non ce la faremo, dei professionisti del malaugurio, del disfattismo. Quindi conto che oggi ci siano collegate persone che daranno una mano a mettere a segno questo, questo punto importante. Poi non è l'unicum. Io adesso da Monfalcone vado in aeroporto, torno al Ministero, ho il dossier delle strade molisane, delle strade lucane. Ci sono, a proposito di Sicilia, io ho passato il weekend approfondendo alcune opere commissariate, perché io ho trovato più di 100 opere pubbliche commissariate. C'è la diga di Pietrarossa, se non ricordo male, che cominciò come opera siciliana nel 1983. Io nel 1983 andavo in terza elementare e manca ancora il 5% dei lavori per ultimare l'opera che non è mai entrata in funzione. Ecco, mi auguro che questi 5 anni, se tutte le forze istituzionali, sociali, universitarie, culturali, imprenditoriali ci metteranno il loro mattoncino, i lavori partano. Quindi io sabato sarò a visitare il Mose di Venezia, conto di tornare presto sia a Messina che a Reggio, però portando progetti, novità, finanziamenti e lavoro, perché i dati dicono che al di là delle decine di migliaia di posti di lavoro che questa infrastruttura eccezionale potrà creare, io penso che sarà per l'Italia uno dei maggiori volani di immagine per i prossimi anni. Quindi non la faccio lunga e vi ringrazio per quello che culturalmente potrete portare in dote al progetto. Da parte mia, più mi dicono che non si può, più mi danno la voglia e la forza per farlo. E quindi se facciamo squadra, penso che dopo 54 anni si potrà finalmente posare la prima pietra di un'opera che lascerà traccia nella storia. Quindi vi ringrazio e auguro a me, ma soprattutto a voi, buon lavoro e buon coraggio. Grazie, grazie, grazie mille, grazie. Ministro, lei ha esordito dicendo che noi possiamo contare su di lei. Io vorrei soltanto salutarla per dirle che lei può contare su di noi, perché siamo qui insegnanti, professori, professionisti, giornalisti a mandare un messaggio, da Messina, dallo Stretto, da Calabria e Sicilia. Questa non è la terra dei bonus assistenziali, questa è la terra dell'operosità che vuole infrastrutture per lo sviluppo. Quindi è lei che può contare su di noi e sapere ed essere consapevole che in questa terra c'è una forte spinta per il fare, una forte spinta e un sostegno. Questo è il terzo o il quarto evento pro ponte in questo mese. Dipartimento di Economia dell'Università di Messina, il Comitato Ponte Subito e tantissime altre professionalità, e non siamo gli unici, ce ne sono tanti altri. Prima Matilde citava la rete civica, ma c'è una forte spinta perché il benaltrismo, il no, ha già fallito. In 10 anni ci hanno già governato, dovevano fare flotte, metropolitane, tutte le alternative e le priorità al ponte, non hanno fatto nulla, siamo andati sempre più indietro. Quindi il territorio è dalla sua parte e lei deve esserne consapevole che può contare su di noi. Grazie mille. Perfetto, io vi chiedo solo la cortesia, finita la giornata, se riuscirete a farmi avere un sunto degli atti, degli interventi, io appena mi arriva, scriptamanent, mi arricchirò la mia base culturale sul tema. Volentieri, volentieri. Grazie mille e grazie. Buon lavoro. Io credo che il ministro abbia proprio dato l'opportunità
dato l'opportunità a questo tavolo che adesso inizia, no, la seconda fase di questo pomeriggio, di entrare nel merito di quello che è il progetto del ponte, di quelle che sono le soluzioni e di quelle che sono le più grandi motivazioni di entusiasmo per rilanciare questo territorio. Quindi io coinvolgerei subito l'ingegnere Catalfamo che in queste ore precedenti all'incontro mi raccontava con grande trasporto e con grande proprio partecipazione quello che personalmente ha vissuto quando ho avuto l'opportunità di partecipare alla commissione come referente della Regione Calabria, alla commissione che al Ministero delle Infrastrutture ha portato sul tavolo, ha vagliato questo fantomatico nuovo progetto a tre campate che l'ex ministro Giovannini con il governo Draghi aveva voluto incentrare al punto da finanziarlo con 50 milioni di euro per trovare un'alternativa a quello che era il progetto originale, il progetto già approvato definitivamente nel 2011. Ma oltre questo l'ingegnere Catalfamo è un grande esperto del settore dei trasporti, quindi ci potrà illuminare con le proprie riflessioni e indicazioni, e credo che il suo intervento possa essere anche molto prezioso per il ministro. Grazie intanto per avermi invitato. Io quasi sono rimasta colpita perché effettivamente il mio è sempre stato un ruolo un po' defilato, però quando ho avuto l'opportunità di poter entrare in una questione che chiaramente ha un aspetto prevalentemente trasportistico e con una valenza elevatissima per i nostri territori, l'ho fatto sempre con grande slancio, e chiaramente l'opportunità mi è stata data nei 19 mesi di assessorato alle infrastrutture della Regione Calabria, che prima ricordava la nostra attuale vicepresidente, e in quell'occasione, dottore Galiti, si partiva ancora da prima rispetto allo studio che era stato poi assegnato dal ministro Giovannini. Si è partito addirittura con il decreto agosto 2020, dove era stato suscitato un grande entusiasmo dal fatto di aver individuato un gruppo di esperti che avrebbe dovuto nel giro di 2 mesi dare un esito tecnico alla possibilità di fare o meno questo ponte. Io in quella fase già la mia perplessità, nonostante l'entusiasmo di quel momento, perché era stato visto come finalmente con la prospettiva dell'unica città metropolitana, erano venute fuori tutti quei dati sull'analisi della domanda, 17.000 spostamenti al giorno, quanti di questi fossero per pendolari, gli spostamenti per le varie modalità. E in quella fase poi si stava vivendo le criticità dovute al lockdown, dove purtroppo agli imbarcadieri noi ci trovavamo i passeggeri ammassati per tutta una serie di scelte che erano state fatte, ammassate senza avere la possibilità di raggiungere l'altra sponda, parlo della sponda calabrese. La mattina c'erano tutti i pendolari per motivi essenziali, ricordiamoci che erano tutti i pendolari che andavano per la sanità, che andavano per le forze dell'ordine e per tutti i motivi essenziali, e si trovavano nel periodo di grande epidemia, si trovavano ammassati sugli imbarcadari. In quella fase tutto questo veniva, di questa costituzione di raggruppamento dei 16 membri, veniva preso con un grande entusiasmo. Gli si dava il tempo dei 2 mesi, era agosto 2020, e questi 2 mesi dovevano essere mirati a far inserire nel PNRR un progetto con un termine che invece il PNRR fissava al 15 ottobre. Quindi come poteva essere possibile questo non si capiva, e purtroppo quelle mie perplessità poi mi videro facile profeta quando a dicembre 2020 gli esiti della commissione, con quel confronto che abbiamo fatto in videoconferenza, dove per la prima volta davvero, almeno per la prima volta per la mia esperienza, Regione Calabria e Regione Sicilia abbiamo fatto un muro durissimo contro questa commissione, e gli abbiamo evidenziato quanto con quella metodologia si tornasse indietro
forse di 20 anni, sicuramente si stava tornando indietro a prima che questo progetto fosse approvato con tutte le varie con tutti i vari pareri che durante le relazioni precedenti sono state ricordate, così come gli avevamo messo in evidenza che lo stesso ministero che in quel dicembre 2020 faceva questa commissione ancora aveva anticipato anche a settembre che ci sarebbero stati gli studi dell'alta velocità per la Salerno-Reggio Calabria, ma chiaramente tutto questo, come diceva il nostro presidente, non aveva un senso se questo con quell'approccio sistemico che è stato più volte menzionato durante questo pomeriggio, questo approccio sistemico trasporti, economia e quello che doveva essere un ragionamento di strategia generale veniva assolutamente meno. Quindi purtroppo queste erano le criticità del momento che ci hanno fatto perdere ulteriori 2 anni dal 2020 fino ad oggi 2022, quando si sta rilanciando. Adesso veramente credo che possa essere, come ci hanno rassicurato sia i presidenti di regione ma anche il ministro, possa essere il momento in cui questo ponte assuma, adesso io vorrei dire tante cose sotto l'aspetto tecnico, so che non ho molto tempo quindi non mi potrò soffermare, ma chiaramente ce lo riserviamo per qualunque altra occasione di approfondimento, però oggi che cosa può fare questo ponte? Intanto quello che si sta dicendo, cioè riprendere il progetto già approvato e che ha comportato, ricordiamocelo sempre tutti, già delle modifiche di tipo urbanistico su entrambi le sponde, modifiche ormai irreversibili. Tutto il resto delle tre campate noi l'abbiamo contestato, ovviamente c'è anche un dossier, il ministro Salvini giustamente vuole qualcosa di scritto, al Ministero delle Infrastrutture la Regione Calabria allora ha mandato un elenco di motivi per cui le tre campate non potevano essere una soluzione, perché proprio non avevano nessun presupposto tecnico dovuto, chiaramente tutto questo veniva affermato sulla base di studi di anni, senza necessità che si si ripartisse con quegli studi dei 50 milioni di euro prima ricordati dal nostro moderatore. Concludo rinviandovi ad una lettura, se vogliamo, un documento scritto che qualche giorno fa, a seguito della richiesta di una sua collega di un approfondimento giornalistico, mi sono trovata a leggere, sicuramente tutti i docenti che sono qua presenti avranno già avuto modo di vederlo, che è il parere del Comitato Economico e Sociale Europeo, il parere che ha espresso sulla revisione del regolamento della rete TNT e sui corridoi merci. Allora, leggendo questo documento, che ora ovviamente non possiamo approfondire in questa sede, emerge come l'Italia, oggi paese membro, non si possa assolutamente sottrarre dal pensare a un'opera di questo genere, che è l'unica che potrà correlare, che potrà unire, l'unica isola forse al mondo che non è sicuramente la più popolosa, che non è collegata alla terraferma, con un sistema di trasporti degno di essere chiamato sistema di collegamento stabile, perché è inutile che si dice che ancora vengono smontati, rimontati, anche perché i treni dell'alta velocità non possono essere smontati, quindi che si fa? Si costruiscono con le misure ad hoc per l'attraversamento. Quindi basta leggere questo documento per capire come l'Italia oggi, paese membro, non si possa sottrarre dal rendere anche le due regioni, e quindi, come diceva il ministro e il nostro governatore, poter avere la presenza di questo collegamento ormai divenuto imprescindibile sotto l'aspetto trasportistico ma anche economico e sociale. Grazie ingegnere. C'è un passaggio molto che mi ha colpito molto di quello che ha detto, perché è particolarmente diffuso uno scetticismo nei confronti del ponte. Perché dovrebbero farlo adesso se non l'hanno fatto fin qui? Perché hanno sempre preso in giro, no? Ci hanno sempre raccontato in campagna elettorale di volerlo fare. Invece ricordare che l'assetto urbanistico è già cambiato, ricordare che a Cannitello è stata spostata la ferrovia per fare spazio al pilone con un'opera inaugurata, perché mentre il nuovo governo
metteva in liquidazione la società Stretto di Messina, che precedente aveva approvato il progetto definitivo per il ponte sullo stretto, avviato i lavori per la variante di Cannitello, che oggi è spostata proprio perché deve fare spazio a un pilone che poi non c'è, perché un'altra parte politica ha voluto distruggere ciò che invece era stato fatto. Quindi la realtà è proprio all'opposto, sono i cittadini che decidendo da chi farsi rappresentare, decidono poi quali sono le ricadute e le opere da fare o da non fare sui nostri territori. Quindi credo che proprio in merito, ho visto collegato l'avvocato Giuseppe Giuffrè, che è un grande esperto di diritto amministrativo e conosce molto bene la vicenda del ponte, proprio in merito al punto attuale, dove ci troviamo, da dove siamo partiti e dove vogliamo arrivare, credo che lui meglio di chiunque altro ci possa raccontare quali sono i passaggi istituzionali che adesso dobbiamo aspettarci per riprendere l'iter procedurale per la realizzazione dell'opera. Grazie. Tutto mi presento, mi chiamo Giuseppe Giuffrè, sono avvocato in Roma e mi occupo, ahimè, da molti decenni di lavori pubblici. Di questi decenni, diciamo che per 20 anni mi sono occupato anche del ponte sullo stretto, dapprima come consulente giuridico dell'allora ministro Lunardi, quando fu deciso l'avvio vero e proprio del ponte, quello che portò alla gara, e poi in altri ruoli. Quindi la conoscenza della materia almeno dovrei averla. Vi vorrei parlare di due temi: la situazione attuale, per capire da dove partiamo, perché il titolo del convegno è Ponte di Messina, si riparte. Bene, vi vorrei dire dal punto di vista giuridico, evidentemente, da dove si riparte e quali sono gli strumenti per arrivare all'obiettivo, cioè a realizzare il ponte, o almeno la prima fase di questo obiettivo. Bene, sulla situazione attuale vi parlerò di due profili. Il primo, che è stato già accennato da più relatori, è la situazione pubblicistica, cioè la parte urbanistica, permessualistica, di pubblica utilità relativa alla realizzazione del ponte, che si riduce a due domande. Esiste un progetto approvato? E se sì, che cosa comporta l'approvazione di questo progetto, che è risalente nel tempo, ma c'è tuttora? Il secondo profilo è la situazione privatistica. Ma per la realizzazione del ponte esiste un contratto? Esiste un contenzioso? E che cosa comportano questi due fatti, la presenza di un contratto e la presenza di un contenzioso? Invece, per l'avvenire, vi parlo di quali sono le alternative, quelle di cui il ministro si è detto, come dire, laico, quindi non ancora pronunciato sulle modalità per la concreta ripartenza. Da questo punto, io, per dire la verità, sono un po' meno laico, perché mi sembra che ci siano chiari indizi che dovrebbero far propendere per una delle tre modalità possibili per far ripartire il ponte. Cominciamo con la situazione di fatto, lo stato dell'arte, e cominciamo con la parte pubblica. Il progetto del ponte non solo esiste, ma, come è stato detto, è stato approvato con delibera CIPE numero 66 del 1 agosto 2003. Però si tratta di un progetto preliminare. Il progetto definitivo, come vi dirò, esiste, ma non è stato approvato dal CIPE. L'approvazione dei progetti, dei grandi progetti di opere, si divide in due parti, in effetti. Prima l'approvazione del progetto preliminare, che comporta la valutazione di impatto ambientale e la localizzazione urbanistica e conformativa dell'opera, e poi un progetto definitivo che invece individua le modalità di realizzazione concrete, di realizzazione dell'opera, i sistemi di costruzione dell'opera e la finanzia. Ecco. Qui è intervenuta la prima delle due fasi, l'approvazione del progetto preliminare. La conseguenza è, come dicevo prima di tutto, che è stata rilasciata la valutazione di impatto ambientale, la VIA, che è un argomento, come dire, giuridico essenziale per consentire la realizzazione dell'opera. E l'altra è che l'opera è stata localizzata, cioè il CIPE, che era l'organo investito dei poteri di gestione del territorio, in cui è presente sia lo Stato sia le due regioni, ha deciso all'epoca
che è il ponte realizzato tra Santa Trada e Ganzirri. Lì è quello è il collegamento da realizzare con il ponte. A valle di questo è stato realizzato dal soggetto privato incaricato della realizzazione del ponte, di cui poi parleremo, il progetto definitivo, che è anche costato la non indifferente cifra di 100 milioni di euro. Questo progetto definitivo è stato approvato prima di tutto a Stretto di Messina. Qui vorrei dire che l'approvazione del progetto del ponte a Stretto di Messina non è una letterina. Vuol dire che il ponte è stato assoggettato, il progetto del ponte è stato assoggettato prima di tutto dall'esame di una delle maggiori società infrastrutturali di ingegneria infrastrutturale mondiale, l'americana Parsons. Poi è stato verificato dalla maggiore società di validazione italiana, che è l'ARINA, e poi è stato approvato dal comitato scientifico, composto all'epoca, secondo le previsioni di legge, da studiosi di chiara fama sul tema del ponte. Questa è la procedura di approvazione di quel progetto definitivo, che è durata oltre un anno, per intenderci. Questo era dopo l'approvazione dello Stretto di Messina. Il progetto è stato sottoposto alla conferenza dei servizi, che si è espressa favorevolmente. Che cosa manca? Perché non possiamo dire completato l'iter amministrativo? Perché manca la verifica di ottemperanza delle prescrizioni impartite in sede via, e manca soprattutto l'atto finale, cioè la seconda delibera CIPE, che avrebbe dovuto dichiarare la pubblica utilità del progetto e individuare le fonti finanziarie. Questo non è mai intervenuto. Quindi il ponte non è un'opera di pubblica utilità, non può legittimamente essere eseguito, non si possono aprire i cantieri, occorre un ulteriore passaggio amministrativo. Questo non vuol dire che come dire, la realizzazione del ponte sia una prateria. No, assolutamente. La delibera che è stata assunta sul progetto preliminare lo localizza in un punto esatto e gli dà la conformazione esatta del ponte a campata unica. Ovviamente tutto questo si poteva e si può revocare, perfetto. Anzi, il precedente ministro ha finanziato degli studi non realizzati, prima di tutto sull'opzione zero, cioè verificare se per caso ci siamo sbagliati e la Sicilia non ha bisogno della continuità territoriale con l'Italia e l'Italia non ha bisogno della continuità territoriale con la Sicilia. E poi si può ovviamente ripartire con gli studi, ma facciamo un ponte diverso, facciamo un tunnel, facciamo una qualsiasi altra soluzione. Certo, si può, però la società Stretto di Messina ha studiato 30 anni la soluzione, ha speso anche 300 milioni di euro, sempre queste cifre non indifferenti, ha vagliato tutte le possibili soluzioni, tra cui quella del ponte a più campate, che è stato oggetto di un dibattito ai massimi livelli internazionali negli anni 90, riconoscendo che è una soluzione per molti motivi inopportuna, se non addirittura impossibile. Quindi tornare a riparlare dell'assetto del ponte, per carità, tutto si può fare. Pirandello ha scritto una novella molto interessante sul paese più evoluto del mondo, che dibatteva in consiglio comunale, però non c'erano le fogne, non c'erano le strade, eccetera. Mia madre sintetizzava l'ottimo è nemico del buono. Riassumendo dal punto di vista amministrativo, non si può sviluppare un nuovo progetto del ponte se non si modifica per motivi validi la destinazione urbanistica che già gli è stata data. Chiunque voglia fare diversamente il ponte si dovrebbe confrontare con il progetto approvato. Questo si può fare, ma se avrò il tempo vi spiegherò perché porta il ponte fuori dalle ragionevoli previsioni. Dal punto di vista contrattuale esistevano tre contratti. Il primo contratto di concessione dallo Stato alla società Stretto di Messina, un secondo contratto, questo è stato attribuito senza gara
perché la società è, come si dice, in house, cioè controllata dallo Stato italiano, quindi è uno strumento, lo Stato italiano, non occorre fare una gara per attribuirgli queste facoltà. Occorreva ed è stata realizzata invece una gara internazionale per affidare dallo Stretto di Messina, concessionario dell'opera, a un soggetto privato il completamento della progettazione dell'opera e la realizzazione. Questo è stato fatto una gara internazionale, è stata attribuita a un consorzio che si chiama Eurolink, che è composto da più imprese italiane, spagnole e giapponesi. Il leader del raggruppamento è la maggiore società di costruzione italiana, che allora si chiamava Impregilo, e adesso, dopo essere molto, molto cresciuta di dimensioni, si chiama WeBuild. Il terzo contratto invece lega Stretto di Messina con la società che era incaricata del controllo di gestione, project managing, o come bene qualcuno mi dirà che si pronuncia. E questa è la società Parsons, che vi ho citato prima, che è uno dei vertici dell'ingegneria infrastrutturale italiana. Bene, questi tre contratti sono stati dichiarati risolti con la legge 221 del 2012 e perciò non sono in questo momento vigenti. Quindi il contratto c'era, ma la legge ha decretato la sua caducazione, così si è espressa. Esiste un contenzioso, esiste la pronuncia di un tribunale. Il tribunale ha detto il governo aveva la facoltà di recedere da quei contratti, perché questa facoltà in effetti spetta a tutti i committenti che decidono di non realizzare più l'opera. Quindi è legittimo al governo italiano, come a ciascuno di noi, interrompere un contratto di appalto perché non riteniamo più opportuno portarlo a termine. Tuttavia, in questi casi spetta un indennizzo che deve essere congruo, rapportabile, logico. Bene, la legge ha stabilito che veniva pagato un indennizzo ai contraenti dei contratti risolti, però era proporzionato il 10% alle opere realizzate. Ha detto il tribunale, ma questo non ha logica, perché se io interrompo un contratto devo compensare la parte non realizzata, non la parte realizzata. Immaginate una soluzione di questo genere nel momento in cui l'opera è realizzata al 90%. Allora tu realizzi il 90% dell'opera e poi prendi il 10% del 90%. Non ha senso. Ma viceversa, non ha senso nel momento in cui l'opera è iniziata soltanto per una prestazione minima, il progetto, compensare la perdita del 98% del contratto con una percentuale di quello che hai fatto. Io questo il tribunale ha detto non è logico. Lo ha mandato, adesso non vi sto a spiegare le particolarità perché Eurolink aveva contestato la legge in toto, mentre Parsons aveva contestato soltanto la modalità di determinazione dell'indennizzo, e il tribunale ha mandato alla Corte soltanto il contratto di Parsons. La Corte non si è pronunciata per i motivi anche qui tecnici, perché si è ragionato, cioè, ma questo contratto forse aveva delle altre possibilità di risoluzione senza indennizzo, il tribunale non le ha vagliate, le vagli. La sintesi è questa: se non cambia questa valutazione del Tribunale, che mi sembra personalmente condivisibile, e se null'altro succede, alla Corte la misura dell'indennizzo ci andrà, che ci vada per Parsons, che ci vada per Eurolink, che ci vada adesso, che ci vada tra qualche tempo, andrà. La Corte Costituzionale, almeno secondo le mie valutazioni, dirà che questo corrispettivo non è logico e che va applicato il corrispettivo previsto dalle leggi e dal contratto, cioè il 10% della parte non realizzata, per esattezza i 4/5 della parte non realizzata. Quindi la mia previsione è che, se nulla succede, il contenzioso durerà ancora almeno altri 3 anni, ma poi alla fine lo Stato pagherà questo indennizzo, che è di 400 milioni. Poi ci sono altre richieste, oltre 400 mila, ma questa
è la richiesta fondamentale, quindi la previsione è una lunga durata, perché i tribunali non hanno fretta per decidere una questione di questo genere, ma prima o poi lo Stato pagherà i 400 milioni, che è quello che tutti quanti noi avremmo pagato per recedere da un contratto in corso. Questa è la situazione di partenza. Ora, da questa situazione, che è il da dove ripartiamo, andiamo a vedere come possiamo ripartire. Qui ho fatto una premessa, l'abbiamo sentito dal Ministro, ma l'abbiamo letto tutti quanti, quelli che sono interessati alla materia, al programma di questo governo, e fare ripartire, possibilmente realizzare, il ponte in questa legislatura. E su questo è stato raggiunto anche un accordo politico tra il governo e le due regioni. Quindi l'obiettivo che ci dobbiamo porre è, almeno ci dobbiamo, per carità, che le autorità preposte si devono porre, come far ripartire il ponte, possibilmente anche realizzarlo, ma quantomeno avviarne concretamente la realizzazione in questa legislatura e non nelle prossime. Le modalità possibili sono tre. La prima, far ripartire i contratti vigenti. Se è possibile, vi spiego come. La seconda, realizzare il progetto che è già stato approvato, ma con nuovi affidamenti. La terza, sviluppare un progetto del tutto nuovo. Partiamo dalla prima, che mi sembra di gran lunga la più interessante. Ma come si fa a far rivivere un contratto dichiarato risolto con legge? Lo si fa con una legge. Qui vi devo ricordare, perché chi non ha seguito le materie potrebbe non saperlo, che sempre negli ultimi 20 anni i contratti dell'alta velocità ferroviaria, di quei trenini che prendiamo tutti quanti, sono stati risolti con legge ben due volte. E ben due volte il governo che si è succeduto ha abrogato la legge e fatto ripartire i contratti. Senza quei provvedimenti normativi, probabilmente ancora, forse qualche tratta sarebbe stata realizzata, ma che avremmo avuto più cantieri che treni, questo sicuramente. Questo provvedimento di carattere normativo, in grado di fare ripartire tutti i contratti, è possibile anche per il ponte? Beh, certamente sì. Si tratta di una scelta e di una volontà politica, quella che si esprime con la legge e quella che si è espressa all'epoca per far ripartire l'alta velocità. Con una differenza però, che la risoluzione dei contratti dell'alta velocità era stata motivata e giustificata col fatto che questi affidamenti erano stati fatti senza gara. Per la verità l'affidamento senza gara era legittimo, ma insomma capisco che c'è una motivazione a dire: beh, non è stata messa la concorrenza, io voglio che ci sia la concorrenza. Lo posso capire, è stata scelta l'altra soluzione, sì, la concorrenza è una bella cosa, ma i treni sono ancora più belli. Per il ponte è l'esatto contrario, cioè la rottura del nostro ordinamento non è stata l'affidamento senza gara, che non c'è stato, ma la rottura di un contratto affidato con una gara internazionale, che questa sì che è una rottura dell'ordinamento, e ha fatto scendere anche l'Italia di qualche punto dal rating di affidabilità come committente. Quindi non solo è possibile, ma francamente l'abrogazione della legge, la ripresa dei contratti sarebbe una strada coerente col nostro sistema giuridico. La norma sarebbe di un comma soltanto, come di un comma soltanto è stata la norma che ha fatto riprendere i contratti dell'alta velocità. Che succede in questo caso e quando è che parte il ponte se si sceglie questa strada? Bene, io ho fatto una previsione di adempimenti necessari per fare partire il ponte, che prevede 12-13 mesi. Qualcun altro ne ha fatta qualcuna che prevede ancora meno tempi, ma comunque lì siamo.
Quindi se il 31 dicembre il Parlamento vara una legge di questo genere, è senz'altro possibile, poi per carità i ritardi sono sempre, ma nel campo degli obiettivi è fare partire il ponte nell'anno o nei primi mesi dell'anno successivo. Quindi questo è un punto tecnico da cui partire nella scelta dei sistemi. Poi questa scelta comporta anche un paio di vantaggi, no? Prima di tutto si utilizza il progetto già fatto e si risparmiano 100 milioni rispetto al fatto di fare un progetto diverso. Secondo, non si paga nulla all'affidatario, cosa che invece secondo me prima o poi si dovrebbe pagare. Quindi c'è un risparmio di un mezzo miliardo che non mi pare male a proposito di opere da realizzare. Che succede se si sceglie la seconda strada, cioè va bene, non si fa un nuovo progetto, ma non si recuperano i contratti risolti. Allora, la prima cosa da fare è si bandisce una gara per l'aggiornamento del progetto definitivo. Non sono grandi cose, si può fare anche in poco tempo, ma ci vuole un progettista, eh? Quindi i progettisti in Italia si scelgono con le gare. Quindi occorre fare una gara per l'aggiornamento del progetto, bisogna che il progettista che non conosce il progetto capisca di che cosa si sta parlando, faccia il suo aggiornamento, che questo aggiornamento sia riverificato dagli organismi che eccetera, poi lo si deve portare in approvazione al Ministero dell'Ambiente e al CIPE, poi si deve bandire una gara di concessione, perché un concessione ci vuole, oppure si fa una legge e si fa rinascere lo Stretto di Messina, va bene, ma a questo punto lo Stretto di Messina deve bandire una gara internazionale per far ripartire il progetto del ponte. Dopodiché il nuovo incaricato che non conosce il progetto dovrà fare un progetto esecutivo, dovrà essere approvato, torniamo in gara. Ora, credo che la semplice descrizione vi faccia capire che il problema non è l'anno, il problema è la legislatura. È possibile fare partire il ponte in questa legislatura seguendo questa procedura? Secondo me no. Tuttavia le capacità, come dire, di superare gli ostacoli è una capacità italiana, può essere pure, forse in sede di campagna elettorale. Non è forse l'obiettivo migliore. Vi faccio venia del motivo per cui realizzare un nuovo progetto non è compatibile con la decisione governativa di programma di far partire il ponte, realizzare o comunque avviare concretamente la realizzazione del ponte in questa legislatura. La riapertura degli studi sul ponte portano a circa 10 anni, quindi né questa né la prossima. Quindi mi sembra che questa non sia nemmeno, ma non mi pare nemmeno che il ministro l'abbia presa in considerazione, restano le altre due, ma secondo me tra le due una consente di partire con i lavori quest'anno, l'altra, non lo so, forse per la prossima campagna elettorale c'è qualche chance. E concludo, se mi consentite, come dire, qualche considerazione non proprio tanto tecnica quanto sentimentale, visto che il mio cognome dichiara che non sono proprio altoatesino. Sono un emigrante calabrese, nato e cresciuto sullo stretto. Quindi il ponte per me ha anche un significato, come dire. Si capisce pure perché il ponte ha trovato tanti oppositori. Il ponte è un'opera politicizzata e i tecnici militanti si allineano alla valutazione, alla propria parte politica, qualcuno in buona fede, molti anche senza nemmeno la buona fede. Il fatto è che la Sicilia ha 5.000 abitanti, sono 3 chilometri, insomma, dal tempo dei romani che si pensa di fare il ponte o no. Dal mio punto di vista, come dire, sentimentale, quello che posso dire è che per me personalmente questa è l'ultima occasione di vedere il ponte realizzato.
se non si realizza, se i lavori non sono presi, se non vediamo il cemento in questa legislatura, lo vedremo tra 2 o 3, ma io non lo vedrò più. Mi auguro che non sia così. Grazie mille, avvocato. Complimenti per un intervento davvero profondo e importante. Credo che il ministro ne farà tesoro. Quindi procediamo spediti perché abbiamo poco tempo e già vedo Limosani che ci prende a calci per uscire. No, so che il dipartimento ha degli orari che non possiamo sforare, non vorrei approfittare della disponibilità, quindi do subito la parola al professore Giuseppe Muscolino, che è ordinario di scienze delle costruzioni dell'Università di Messina, già membro del comitato scientifico della società Stretto di Messina. E al professore vorrei chiedere di illustrarci quali sono quelle criticità vere o presunte che potrebbero giustificare una opposizione al ponte sullo Stretto, quali sono le fake news che circolano più diffusamente e che purtroppo, tristemente, soprattutto negli scorsi anni, hanno fatto presa in una opinione pubblica portandola dalla parte del no. Buonasera, io innanzitutto vorrei congratularmi con l'avvocato che ha fatto una disamina molto precisa. Io ho fatto parte del comitato scientifico per 2 mandati della società Stretto di Messina, insieme a vedo i professori Borri, il professore D'Asti, il professore Prestinizzi, che sono stati con me nel comitato scientifico e che ho saluto con affetto. E noi abbiamo lavorato per diversi anni insieme per poter dare l'approvazione del progetto definitivo che abbiamo dato proprio, se non ricordo male, era un giugno, e la società Stretto di Messina, nel suo amministratore delegato che era Ciucci, aveva detto ormai siamo in partenza perché sarà approvato a breve dal CIPE il progetto definitivo. Noi l'abbiamo approvato, devo dire che questo progetto definitivo si compone di un numero di tavole di elaborate enorme, penso che siano più di 10.000, e noi avevamo insieme, eravamo in una grande sala riunione, molto più grande di questa, in cui tutte le pareti erano piene del progetto, degli elaborati del progetto. Quindi io immagino chi, se c'è qualcuno che deve rifare il progetto, lo deve studiare, passeranno mesi prima che riesce a comprendere l'organizzazione di questo progetto. Per cui per me l'unica soluzione possibile, a meno che vogliamo fare un'altra volta finta di poter approvare e di partire col ponte, è di partire da dove l'abbiamo lasciato noi. Con l'approvazione del progetto definitivo si passa al progetto esecutivo con le stesse ditte che hanno lavorato, la Parsons che ha fatto la revisione insieme a noi e l'Eurolink. Questa secondo me è l'unica soluzione possibile. Le altre soluzioni provocheranno dei ritardi molto lunghi e sarà difficile che la prima pietra sia posta in questa legislatura. Fra l'altro noi ci siamo divisi all'epoca, quando abbiamo lavorato sul progetto, ci siamo divisi in tanti gruppi e ognuno di noi e del nostro abbiamo studiato una parte del progetto dal punto di vista scientifico e tecnico, che devo dire che è una cosa molto complessa. Non è come il progetto di una casa che uno vede così in un giorno, ci vogliono mesi per entrare dentro al progetto. Dispiace che tutta la struttura della Stretto di Messina con i tecnici che c'erano allora sono praticamente quasi tutti in pensione, quindi sarà difficile riorganizzare la struttura organizzativa della società Stretto di Messina. Per quanto riguarda poi la modifica del percorso, il progetto ha un percorso che noi della facoltà di ingegneria abbiamo studiato per anni insieme al comune di Messina e alla provincia, in particolare con l'ingegnere Giovanni Caminiti, perché la prima progetto che ci ha portato qua a Ciucci circa 20 anni fa praticamente distruggeva la città, passava in mezzo alla città. Allora noi della facoltà insieme al comune e alla provincia abbiamo stabilito un percorso che è quasi tutto in galleria, che si arriva al faro superiore e si percorre in galleria fino a collegarsi con la
l'autostrada. E non è stato molto semplice, perché c'è stata molta resistenza da parte della società Sette Universine per approvare questo percorso. E quindi spostare il ponte anche di un chilometro significa studiare come si deve arrivare nella città. Perché il ponte, voglio ricordare che l'altezza del ponte è di circa 60-65 metri, per cui e la pendenza consentita dalle ferrovie è una pendenza molto limitata, per cui se ci spostiamo verso il centro della città bisogna trovare un colle di 60, almeno 65 metri dove appoggiare e dove far arrivare il ponte, quindi è molto complesso. Per quanto alla domanda delle resistenze, le resistenze sono prima quella classica, il fatto del sisma. Io mi sono occupato dell'aspetto sismico e praticamente il ponte è una struttura molto flessibile, lo spostamento massimo per effetto del vento arriverà a circa 10 metri, è una struttura molto flessibile, per cui le strutture flessibili, il sisma neanche se ne accorge, una struttura flessibile del sisma, sono le strutture rigide che quelle che sono fortemente influenzate dal sisma. Quindi il problema non è il ponte in sé, ma il problema sono invece i viadotti di collegamento del ponte e i blocchi di ancoraggio che potrebbero avere una particolare attenzione all'azione sisma. Le torri, alte circa 390 metri, e il ponte non dovrebbe avere nessun problema dall'azione sismica. Fra l'altro, un'altra osservazione che si fa, ma la Sicilia e la Calabria si distaccano di un centimetro, un millimetro l'anno, non so quello che è. Allora dovete pensare che 0,2 millimetri. Allora l'innesco del ponte con i viadotti è molto complesso, è un innesco a baionetta, perché la variazione termica su una struttura in acciaio di 3,3 km è circa di 2 metri, 50 centimetri, anche 3 metri, dice il professore Siviero. Per cui, e quindi già è previsto in fase di progetto che bisogna avere degli inneschi di almeno 2-3 metri a baionetta, quindi lo spostamento di 0,2 di millimetro sarà... forse fra mille anni potrebbe avere un'influenza. Ci sarà mille anni. Mille anni potrebbe avere. Non ci sarà più bisogno del ponte, perché nel frattempo, come ci dirà Alberto Prestinizzi, con la subsidenza in positivo, lo stesso che viene su, ci sarà il collegamento diretto tra Sicilia e la Calabria. Sì. Ma poi anche durasse mille anni sarebbe un record. La vita utile è prevista. Quindi 200. Poi l'altro problema, dicono che il ponte non è percorribile durante i sismi violenti che possono colpire la città di Messina. Invece il problema grosso non è i treni che sono sul ponte, ma i treni che sono sulla terraferma. Quelli sì che avranno delle azioni piuttosto violente. E poi c'è il problema del vento, che dice che durante le raffiche del vento il ponte è stato progettato, se non ricordo male, per raffiche di vento di 215 chilometri all'ora. E certo, fra l'altro c'è stata da parte della società Sette Messina una esagerazione nella fatta del progetto preliminare, perché c'è Claudio, no, c'è il progetto preliminare, perché hanno ipotizzato che contemporaneamente passano sul ponte due treni a una velocità altissima. Io non lo capisco, perché per passare per 3 km bisogna andare a 120 km all'ora, 300 km all'ora, quando per 3 km si potrebbe passare a 50 km all'ora. Quindi c'è stato un sovraccarico di sicurezza, anche l'azione sismica è stata progettata con azioni sismiche 10 volte superiori a quelle previste dalla normativa italiana. Quindi c'è una sovrabbondanza di sicurezza, secondo me. Questo, non so, devo rispondere a qualcos'altro? No, credo sia perfetto. Io... Ovviamente questo progetto approvato, sia in fase preliminare che in fase definitiva dalla società Ponte sullo Stretto,
oggi come abbiamo anche detto andrebbe comunque aggiornato da questi dai nuovi contratti che poi potrebbero essere i vecchi. Allora, l'aggiornamento in termini sia finanziari che chiaramente ormai aggiornarli dopo vent'anni, e probabilmente anche alcuni aspetti tecnici, non so, io ovviamente chiaramente materiale, vabbè. Non so, dico, e questo dico creerebbe, cioè che tempi richiederebbe aggiornamento? Vabbè, l'aggiornamento innanzitutto il progetto già è fatto, i viadotti di accesso, il ponte con la sua struttura. L'aggiornamento potrebbe essere soltanto sulla nuova qualità dei materiali che nel frattempo sono stati realizzati. Ad esempio, nel caso del ponte hanno messo nell'armamento ferroviario, è un armamento ferroviario particolare, innovativo, e anche la pavimentazione statale non è asfalto, ma è una resina particolare, molto leggera, perché ogni chilo sul ponte di una luce così grande si ripercuote in un chilo e mezzo di acciaio per i cavi. Quindi secondo me è tutto a vantaggio di sicurezza, perché la tecnologia è migliorata. Sicuramente no, io il mio ma non credo che ci voglia molto. Questo no, qualche mese si può, anche in sei mesi si può fare un project review che è previsto per qualunque opera pubblica, sì, anche se facessimo, come dicevo prima, un'opera molto più semplice progettata 10 anni fa si dovrebbe adeguare, sì, ma questo è l'ultimo passaggio burocratico. Io coinvolgerei il professor Alberto Prestinizzi, che è stato ordinario di geologia applicata all'Università di Roma La Sapienza, e anche lui è stato membro del comitato scientifico della Società Stretto di Messina, è un grande esperto dei terremoti e del rischio sismico. Possiamo collegarci a quello che ha appena detto il professore Muscolino, e in modo più specifico vorrei capire se nell'aggiornamento del progetto del ponte si può prevedere un aggiustamento della resistenza sulla magnitudo attesa nello stretto, che secondo gli ultimi studi neodeterministici sarebbe passata da 7.1, quanto il ponte è costruito e progettato attualmente, a 7.7, oppure se secondo quello che dicono gli esperti sarebbe una estrema massima cautela, ma non sarebbe molto costoso e affatto difficile da un punto di vista economico e finanziario. Grazie professore. Grazie a voi per l'invito, e improvvisamente ero stato sconnesso, ho avuto paura che in qualche modo fosse crollato il ponte. Naturalmente io voglio dire, ho apprezzato molto gli amici, i colleghi, il professor Muscolino e tutti gli altri, ma io credo che oggi mi permetto di fare questa riflessione. Io sono stato membro del comitato tecnico scientifico dal 2001 al 2012 ininterrottamente. Dicono che sono il più vecchio, ma io direi che sono più persistente, più che il più vecchio. Allora, quante volte noi del comitato scientifico siamo stati in qualche modo costretti, tra virgolette, a partecipare a riunioni per confrontarci con gli scettici, chiamiamoli così, per convincerli che il terremoto in fondo il ponte lo sopporta molto bene, non solo per quello che diceva giustamente il professor Muscolino, ma perché la lunghezza del ponte rispetto alle frequenze dei terremoti che stanno lì sotto il piede neanche lo sentono. Ma è inutile entrare nel merito, lo abbiamo fatto per anni logorandoci a cercare di convincere tutte le persone che tiravano fuori dal cilindro le varie sorprese, no? C'è il sisma, c'è il vento, ci sono i pesci, c'è l'impatto ambientale, e poi alla fine ci sono le priorità. Io oggi forse abbiamo e ho la fortuna di vedere una prospettiva che ci consente di passare questi argomenti ai tecnici, che in qualche modo le istituzioni decideranno che sono quelli che devono aggiornare il progetto. Quindi stare a ripetere tra di noi, a persone che ne sanno forse più di me, almeno da quello che ho sentito, diventa in qualche modo poco costruttivo. È inutile che ci diciamo tra noi le cose. Noi dobbiamo semplicemente, eventualmente, ribadire che se perdiamo questa occasione, realmente non so elencare quali sono i danni che sono già in atto.
Noi stiamo sopportando aumenti di energia con la perdita totale del nostro sistema produttivo e così via. Se perdiamo, lo hanno detto meglio di me i colleghi economisti che sono presenti in sala e altri che viceversa ci cimentano con buona volontà per dire come quest'opera rappresenterebbe l'elemento indispensabile per unire il molo naturale che è l'Italia all'interno del Mediterraneo, un molo naturale che non riguarda solo Calabria e Sicilia. Calabria e Sicilia avrebbero i vantaggi che tutti voi avete elencati, ma noi, infrastrutturando tramite il ponte, tramite il corridoio 1 e la distribuzione delle infrastrutture minori, non meno importanti, ma minore, di collegamento con i numerosi porti che noi abbiamo, rendiamo un servizio al Mediterraneo e a tutto ciò che è collegato intorno al Mediterraneo, perché il Mediterraneo ospita il 25% del traffico mondiale, essendo uno specchio d'acqua di pochi punti percentuali rispetto agli oceani. Questa grande importanza noi la dobbiamo cogliere, l'Italia, e continuare a perdere tempo e cercare di spiegare alle persone che il ponte, che il terremoto in qualche modo è stato studiato in maniera perfetta, che adesso qualcuno ha inventato e ha scoperto la nuova faglia. Ci sono le faglie, ci sono sempre state, noi le abbiamo studiate, e se oggi il mondo conosce la geodinamica del Mediterraneo, lo deve agli studi che per 40 anni hanno interessato l'area del ponte. Quindi cerchiamo di dare a Cesare quel che è di Cesare, e soprattutto oggi parlare un linguaggio che deve in qualche modo centrare altri, ma vedo che l'Europa è più convinta di noi, quindi non dobbiamo convincere l'Europa, né dobbiamo convincere gli scettici, i quali, come sempre, quando ci sarà il ponte, faranno le loro riflessioni, scriveranno ai loro nipoti che c'erano anche loro, non diranno che erano contrari, ma diranno come noi c'eravamo anche noi. Speriamo, come dice l'avvocato Giuffrè, di esserci, e quindi facciamo il tifo almeno per questo. Io non voglio dilungarmi ancora di più, non siamo noi che dobbiamo testimoniare la fattibilità del ponte, ma le volontà politiche chiaramente espresse in questa giornata e non solo ci lasciano ben sperare. Auguri a tutti noi, complimenti e andiamo avanti così. Grazie mille professore Prestinizzi, io andrei veloce con il professore Claudio Borri, anche lui è un grande esperto che ha fatto parte del comitato scientifico della Società Stretto di Messina, è un ordinario di scienze delle costruzioni dell'Università di Firenze e penso che possa contribuire al nostro tavolo con importanti approfondimenti tecnici. Grazie per l'invito. In realtà negli ultimi mesi gli inviti non mancano su questo tema, questa è una fortuna. Certe volte però mi chiedo a cosa serve, l'ha detto già Alberto Prestinizzi, tornare sul mantra della smentita delle fake news che si sono disseminate, l'ultima quella della faglia appena scoperta, ma ce n'è un'altra di fake news recente che a cui ho dovuto rispondere rispolverando la memoria, e cioè che poi non si riusciva a transitare sotto il ponte di Messina. Ricordo qui a tutti che quando fu determinata l'ultima quota, che è di 67 metri, dell'impalcato di Messina, fu fatto ricorso alle indicazioni della flotta degli Stati Uniti che, transitando nello stretto con la portaerea Nimitz, innalzando il pennone, arrivava a 65 metri. Quindi questo per dire, ecco, insomma, invece quello che vorrei stasera, per portare forse un pochino di contributo in più a tutto quello che è stato detto, ringrazio Giuseppe Giuffrè perché ha fatto un quadro perfetto della, e del resto ne abbiamo parlato anche recentemente insieme, ma della situazione, ivi compreso il fatto che la riattivazione della Stretto di Messina potrebbe comportare un passaggio legislativo molto semplice, un articolato, forse due articoli
non ho ben capito, ma molto molto semplice. Se mi consentite, dicevo, per dare un contributo, forse vi condividerei, provo a condividere un documento, vediamo che cosa succede, se ci riesco, voi qualcuno mi dica, perché ho sotto mano, come in queste occasioni, vediamo, non c'è la freccia, condividi, ma sì. Voi ditemi che cosa vedete. Se vediamo. Allora, non vedete niente? No. No, vediamo il tuo bellissimo viso. Allora, sì. Devo capire come... Per condividere lo schermo dalla freccia al centro accanto al microfono. È quello che ho fatto. Schermo 1. Scegli cosa condividere. Ah, ecco, ma non l'ho condiviso. Adesso vediamo. Ditemi se vedete, perché questo documento lo vedete? Ancora no, ma ecco, ora sì. Sì, ora sì. Sì. Questo è storico. Volevo metterlo in schermo intero. Ecco, allora, questo documento, guardate, questo è un allegato ad una lettera che abbiamo scritto a 6 mani con i membri del Comitato Scientifico 2010-2012, che si concludeva, lettera aperta al Presidente Draghi, quando nell'estate del 2021 vennero fuori quelle affermazioni sull'assenza del progetto per il ponte sullo stretto, la soluzione una campata, la non cantierabilità ed altre questioni. C'è naturalmente il discorso, qualcuno l'ha ripreso anche oggi, della soluzione a più campate, 2 o 3 campate. Qui vedete il documento che, firmato a Boston nel 1990, a firma Whitman e Van Wele, due, i nomi a voi diranno poco, ma sono due grandi esperti nella costruzione di ponti ed in particolare nelle viadotti a multicampata. Both experts agrees that the use of central pylon for the suspension bridge across the Messina Strait appears to be unrealistic from the point of view of constructability and unfeasible from the point of view of response under the maximum credible earthquake. Signori, questa è 32 anni fa, giusto? La risposta al fatto che una soluzione multicampata non è pensabile. Lo dicevano 32 anni fa questi due grandi esperti, ma in realtà poi gli studi sono andati molto avanti. Tornare nel 2021 o 2020 con una commissione che studia la fattibilità di un'opera più campata significa veramente riportare l'orologio della storia indietro e compiere grande ingiustizia nei confronti del contribuente italiano, perché se si pensa che a questi studi sono stati assegnati, mai fatti, 50 milioni, veramente si viene, insomma, viene da pensare che cosa mai l'uomo è pensabile che possa fare. L'altro documento che invece vi voglio vedere, perché questo dà un contributo alla discussione che ha avviato Giuseppe Gioffrei sulla tempistica e su cosa c'è da fare per l'aggiornamento del progetto definitivo approvato. Ancora modalità schermo intero. Questo è il documento che riconosceranno certamente Pippo Muscolino e Alberto Prestininzi, il parere, troppo grande, lo vedete? Sì. Allora, questo è datato 23 maggio, Pippo ti ricordavi, giugno invece era il 23 maggio, era la riunione fiume dell'approvazione definitiva del documento
che consta di 140-138 pagine, più una decina di allegati, che per altre 200 pagine, credo. E se scorriamo questo documento, ci accorgiamo non solo dell'estrema, diciamo, accuratezza, non della nostra verifica da parte, non voglio lodare il comitato, ma bensì, diciamo, l'accuratissima procedura di revisione del progetto. Qui vedete tutti i singoli capitoli di cui è costituito questo progetto. Mi corre anche l'obbligo di correggere un pochino Muscolino, i documenti complessivamente che reperimmo, o che erano anche visibili, sono 8.500 circa, fra elaborati, prove sperimentali di laboratorio, documenti, disegni naturalmente, ad un livello di definizione che la stessa Parsons in più occasioni, i colleghi della Parsons Transportation, cioè il PMC, hanno definito ad uno stadio avanzatissimo. Cioè il progetto definitivo approvato nel 2011 è a uno stadio molto avanzato, tanto che nel concludersi, qui devo passare all'ultima parte che è la, vediamo se ci arrivo velocemente, nel concludere il comitato scientifico assegnava alla redazione dell'esecutivo 6 mesi. 6 mesi con, attenzione, quando si parla di cosa c'è da rivedere e da fare, in realtà le prescrizioni, chiedo scusa, non voglio, per essere veloci, ecco, questo, vedete, qui comincia il parere, a pagina, quello che è, 106 su 108, qui comincia il parere che nel rimandare agli annessi da uno eccetera, poi considera l'esito dello svolgimento eccetera eccetera, l'adempimento di tutte le raccomandazioni così come esplicitate nelle tre parti, l'adempimento di esse secondo gli annessi, e poi inizia con l'adempimento di tutte le osservazioni così come esplicitate all'annesso 9, ed in particolare, ecco, qui si va, parte 3, punto 3, da là fino al, credo, N-O, ecco. Questi sono gli adempimenti che il Comitato Scientifico con il Parson ha considerato da completare e da verificare durante la progettazione esecutiva. Quindi, di fatto, nell'assegnare questi 6 mesi dopo la validazione e dopo l'esame del CIPE, come correttamente ricordava l'avvocato Giuffre, fu approvato da tutte gli organi competenti, meno quella del CIPE. Bene, nell'assegnazione del progetto esecutivo, a cui venivano assegnati 6 mesi, si dovevano effettuare queste. Io ricordo in particolare alcune verifiche, tipo quella A, che riguardava un pochino l'aerodinamica, non cito il famigerato numero di Reynolds perché Enzo Siviero si arrabbia, e quindi ci sono altre cose, per esempio le verifiche a fatica che i colleghi esperti nella verifica puntuale, vedete, punto G, verifica puntuale a fatica delle strutture metalliche e delle loro unioni. Allora, a guardarle oggi, 10 anni dopo, questa lista di 15, mi sembra, prescrizioni e adempimenti, sono certamente ben eseguibili nel periodo di 6 mesi che era stato assegnato dal Comitato per l'esecuzione del progetto esecutivo. Ovviamente da parte di chi? Ovviamente da parte di coloro che il progetto lo conoscono molto bene. E chi se non quelli che l'hanno, diciamo, materialmente redatto, con tutte le nostre interazioni da parte nostra, da parte della Parsons, eccetera. Quindi la sola idea, scusatemi un po' di, insomma, un po' di ilarità, la sola idea che qualcuno si debba mettere adesso a rifare tutto il progetto e arrivare a questo stato di definizione a cui siamo arrivati noi nel 2011, a me
io non credo che non solo non bastano due legislature, forse non basta un decennio, non basta un ventennio, ritornando su tutte le enormi diciamo caratteristiche e problematiche che abbiamo fatto e che abbiamo affrontato. Ricordo soltanto, mi sono interessato ovviamente soprattutto alle azioni del vento, le prove ripetute, fatte, incrociate per verificarne i risultati in più laboratori, dal Canada al Politecnico di Milano, al RWDI in Florida, qualche prova l'abbiamo fatta anche noi nella nostra galleria a Firenze, e tutte queste prove, io credo che siano state fatte una trentina di prove in Galleria del Vento per la validazione di questo. Parlo di questo, poi ci sono le prove sulle torri. Quindi il progetto dell'attraversamento ponte più non è un progetto di una struttura, è un sistema di opere integrato e che è stato affrontato e diciamo analizzato sotto numerosissimi aspetti. Certamente c'è 30 anni di lavoro qui dietro, non è che siamo stati bravissimi, cioè abbiamo avuto anche, ci è voluto tutto il tempo, naturalmente con i tempi poi della politica. La sola idea che si deve ricominciare da capo con una nuova progettazione, a me insomma francamente non so se fa sorridere o addirittura far venire la pelle d'oca. Questo credo sia il contributo che io posso portare. Stoppo la condivisione, vorrei fermo la condivisione, come si fa così, ecco, giusto? Sì, ecco. Perfetto. E diciamo, quello che raccomando è di non, insomma, i cosiddetti aggiornamenti, le verifiche aggiuntive, già le avevamo identificate nel 2011, si è aggiunto, giustamente diceva Muscolino, i materiali, perché probabilmente diciamo in sostanza le cose che possono in 11 anni aver fatto un salto qualitativo importante sono i materiali di alta e altissima tecnologia nella costruzione dei ponti di grande luce. E del resto, guardate, non è che dobbiamo inventare niente. A giugno scorso nei Dardanelli la stessa COVI, con collaborazioni tutte italiane, hanno inaugurato un ponte da 2023 metri. Quindi lì c'è tutta la nuova tecnologia, e di questa tecnologia noi siamo ben coscienti e diciamo a conoscenza. Non è che dobbiamo chissà che cosa inventare. Quando poi sento addirittura dire ma sono cambiate le normative, perché è stato detto anche questo un anno e mezzo fa, e questo veramente fa capire come si siano messi a parlare del ponte sullo stretto di Messina persone che non hanno la più pallida idea di cosa significa gestire la progettazione di un'opera del genere. Dice sono cambiate le normative in 11 anni, quindi c'è da rivedere tutto il progetto. Ma io a queste persone non credo che dobbiamo rispondere. Ma voi pensate che noi abbiamo validato, che i progettisti e poi noi validatori, consulenti eccetera, abbiamo lavorato sul ponte di Messina con le normative? Cioè questo è un qualcosa che fa impallidire tutti i tecnici, perché significa non rendersi conto della complessità e della particolarità dell'opera. Io vi ringrazio per l'attenzione, spero di non avervi annoiato, ma insomma qualche piccolo elemento almeno ho fatto vedere ai colleghi il nostro lavoro di 11 anni fa. Assolutamente, è stato un altro intervento molto ricco e prezioso per noi, a cui adesso seguirà quello del professore Piero Dasdia, a proposito di problematiche di natura tecnica, a proposito di vento. Il professore Dasdia è stato ordinario di tecnica delle costruzioni all'Università di Pescara Chieti e anche lui già membro del comitato scientifico della Società Stretto di Messina, quindi ci potrà ulteriormente arricchire le riflessioni per quanto riguarda appunto il progetto definitivo approvato 11 anni fa in questo rinnovato contesto.
Sì, grazie per aver dato la parola. A dire la verità, dato che io ho dedicato quasi tutta la mia vita a questo progetto, avendo cominciato a lavorarci nell'84 e avendo fatto prima parte del gruppo dei progettisti, prima di far parte poi del comitato tecnico-scientifico, avevo pensato di riprendere uno scritto mio di qualche anno fa, di una undicina di pagine, quindi troppe per poterle leggere, ma farne una sintesi e diciamo raccontarvi in maniera un po' più dettagliata, più veloce ma più dettagliata, la storia di questo progetto, perché in definitiva avrete sentito parlare di progetto iniziale, di progetto preliminare, poi di progetto di massima, eccetera. E forse per chi non ha seguito tutta la storia lunga, appunto quasi 40 anni, non è chiarissimo che cosa riferisce. In realtà il primo gruppo dei progettisti, quello che faccio parte anch'io, aveva prodotto entro i primi anni 90, diciamo nel 93 più o meno avevamo finito, un progetto, quello a cui si riferiscono le migliaia di documentazioni, più di 300 tavole, eccetera, che era un progetto che allora, non esistendo la definizione attuale, era stato definito come un progetto di massima definitivo, per indicare che era qualcosa di più di quello che allora veniva definito di massima. Adesso però, questo mio proposito di farvi questa storia, sinceramente non penso di perseguirlo più, perché con mia enorme soddisfazione ho visto che anche negli interventi dei politici, del Presidente Occhiuto, del Ministro Salvini, eccetera, praticamente quello che io pensavo di fare, cioè di contrastare ancora una volta le fake news sull'infattibilità del ponte, sul fatto che era meglio il tre campate, eccetera. Qua per inciso vi devo dire che all'epoca, appunto, della prima progettazione, io per mesi ho lavorato personalmente insieme agli ingegneri della Norwegian Contractors, che erano i più grandi esperti mondiali della realizzazione di grandi strutture offshore per torri petrolifere, ovviamente, però la tecnica era l'unica tecnica utilizzabile per fare eventualmente una pila all'interno del quadro, per fare quindi un ponte a più campate. E da questo punto di vista, tra l'altro, il tre campate non ha senso, perché data la rapidità con cui scende la costa, si arriva rapidamente alle profondità standard, quelli sopra i 100 metri, già a pochi metri dalla costa. Quindi a questo punto, comunque, dato l'impegno a realizzare queste pile, casomai si vorrebbe parlare di due campate con un'unica pila in mezzo, perché farne due veramente è assurdo. Comunque il ponte, l'alternativa tra ponte a una campata e due campate, e gli è stato dedicato tutti gli anni 89-90 di studi che furono fatti allora, e si vide proprio con l'ausilio di anche questi esperti della Norwegian Contractors, se la riduzione, anche posto che di non prendere in considerazione la raccomandazione della Parsons, eccetera, che diceva che era estremamente rischioso fare delle pile in alveo, eccetera, comunque il risparmio di costo sulla riduzione di luci del ponte era minore del costo della pila, quindi comunque, anche se si poteva fare, sarebbe stata una cosa controproducente dal punto di vista economico. Quindi, diciamo, non vi tedierò più cercando di farvi questa sintesi che avevo preparato, ci tengo solo invece a aggiungere due cose a tutto quello che sono già detto da Muscolino, da Borri, che condivido pienamente, ovviamente. Le due cose che volevo aggiungere sono queste. Allora, prima di tutto, noi ricordiamo che questo ponte, questo progetto è attualmente pronto. Sì, direi anzi che vale la pena di sottolineare che ne sono pronte due versioni, la versione del 92 e la versione del 2003, che sono praticamente uguali, tranne il fatto che sono state soppresse le corsie su vegliato che servivano per la sosta d'emergenza, eccetera. Allora, da questo punto di vista, questa modifica forse varrebbe la pena riconsiderarla. Non costa nulla, perché tutti e due progetti sono già pronti entrambi,
quindi comunque non farebbe perdere tempo, ma varrebbe la pena di riconsiderare un attimo questa modifica portata dal 92 al 2003, perché in definitiva si diminuiscono le prestazioni mentre non si diminuisce, se non in maniera insignificante, il costo. Quindi, mentre invece, l'altra cosa che volevo dire, nel frattempo non solo la Stretto di Messina ha fatto quell'opera importantissima di aumento delle conoscenze, e non solo dal punto di vista geologico, ma anche dal punto di vista del comportamento aerelastico dei ponti, eccetera, di cui parlava il professor Prestinizzi, ma oltre allo studio fatti dalla Stretto di Messina, che sono stati di una vastità, di una cosa tale da non costituire veramente una pietra miliare proprio generale nella progettazione dei grandi ponti sospesi, ma oltre a questo, comunque, lo Stato italiano nel finanziare i PRIN, alcune delle quali accennate anche al professor Bordi prima, ha dato anche al nostro gruppo di lavoro, Firenze, Pescara, eccetera, fondi tali per cui sono stati fatti delle ricerche dal punto di vista strettamente scientifico, che comunque costituiscono un arricchimento delle conoscenze sul ponte, che permetterebbero di fare ulteriori, per esempio, piccole varianti modeste, non cambiano sostanzialmente la cosa, ma che qualche economia potrebbero portarla, eccetera, e che però sono pronte anche quelle. Quindi praticamente, diciamo, la scelta progetto 92, progetto 2003 e ulteriori modeste varianti sono comunque scelte che non vanno al di là di quei pochi mesi che erano anche i 6 mesi previsti dai citati prima dal professor Bordi per completare quei studi che mancavano. Quindi a questo punto quello che vi ho voluto sottolineare è: non solo sono pronti i progetti, non solo sono tutto fattibili, convalidati, cosa c'è, ma persino se volessimo fare qualche variante migliorativa sui costi, eccetera, abbiamo pronto pure quel materiale, quindi comunque non si perderebbe tempo. Si può partire. Grazie di avermi ascoltato e a vostra disposizione ovviamente per qualunque cosa volete sapere. Grazie mille professore, sono davvero contento che ci siano tutti questi contributi straordinariamente profondi e allineati su varie posizioni, varie sfaccettature, ma sullo stesso concetto: il ponte si può fare, il ponte si deve fare per il rilancio e lo sviluppo di questo territorio. L'ultimo intervento da remoto, prima delle attesissime conclusioni del professore Enzo Siviero, che è la nostra star, no? Atteso da tutti per le sue straordinarie capacità di divulgatore, oltre che di esperto, è quello dell'ingegnere Fabrizio Verardi Ripari, un altro grande esperto che arricchisce le professionalità di questo tavolo, di questo webinar, perché è un manager, ha già gestito ANAS International, e a lui vorrei chiedere come si può organizzare e riorganizzare l'apparato tecnico, rimettere in piedi quelle che sono tutte le varie necessità per il management della società Stretto di Messina, comunque della organizzazione dell'entità che avrà un nuovo assetto per costruire il ponte sullo Stretto. Scusate, posso aggiungere solo una cosa? Vorrei approfittare che lei ha parlato della storia dello Stretto per fare un ricordo veramente addolorato, eccetera, per la scomparsa solo 2 mesi fa dell'ingegnere Enzo Vullo, che è stato veramente la persona che ha incarnato gli uffici tecnici della Stretto di Messina. Ecco, sono stato contento, mi sia venuto in mente. Grazie, lo ricordiamo con... Grazie Piero, grazie. Bravo. Sì, buonasera a tutti, mi sentite? È chiaro. È stata una grave perdita quella di Enzo. Sì, il discorso della società Stretto di Messina, che dovrebbe essere un po' il fulcro della ripartenza, perché la struttura operativa dovrebbe inevitabilmente essere Stretto di Messina. Purtroppo dal 2013 Stretto di Messina è stata messa in liquidazione, come ci diceva l'avvocato Giuffrè, e ne sono state smantellate tutte le strutture.
Io qualche cosa ne so perché quando sono andato in ANAS International ho ereditato buona parte del personale di Stretto di Messina e nonché gli uffici di Stretto di Messina. Ed erano tutte persone molto motivate, molto, molto valide e che hanno vissuto veramente con dolore questa situazione. E adesso bisognerebbe ripartire, quindi se ci fosse effettivamente un decreto, un provvedimento normativo che fa ripartire e quindi riaffida a Stretto di Messina la concessione, bisognerebbe in tempi estremamente brevi rimettere in piedi una struttura operativa quindi diciamo dalle fondamenta, dalla sede alla segreteria a un minimo di struttura amministrativa. E poi naturalmente bisognerebbe montare tutta una struttura che ovviamente non può essere solamente interna, ma dovrebbe affidarsi a dei team esterni per la parte legale, amministrativa, giuridica, contrattualistica, diciamo, ma anche per la parte economica finanziaria, perché qua bisognerà rifare subito un piano economico finanziario, un PEF. Quindi c'è da fare. Poi secondo me sarà estremamente importante, e forse quello è stato un po' una mancanza negli anni precedenti, di una struttura di comunicazione, perché bisogna effettivamente comunicare bene con l'opinione pubblica e diciamo quello che poi stiamo facendo adesso in fin dei conti, però bisogna convincere che questa è un'opera che serve, va fatta ed ha un'importanza fondamentale per il paese. Poi naturalmente c'è da montare tutto il comitato tecnico, da rimontare il comitato tecnico che è previsto proprio per legge e che deve sia seguire questa fase di messa a nuovo del progetto definitivo, sia poi l'evoluzione del progetto esecutivo, ma anche non scordiamoci tutta la parte di realizzazione sotto forma, se vogliamo, di alta sorveglianza. Probabilmente, qui mi spengo io a dire, sotto con magari la collaborazione di Talfer, ma insomma questo si vedrà. E poi anche da non dimenticarsi, perché spesso nel nostro paese ce ne dimentichiamo, la parte invece di gestione dell'opera e quindi parallelamente da un punto di vista tecnico di controlli della struttura e manutenzione della struttura per tutti gli anni della concessione. Quindi è estremamente importante poter rimettere in piedi la società con criteri direi di efficienza, di managerialità e soprattutto con una grande motivazione. Ci vuole gente entusiasta, se no non si va da nessuna parte. Questo è quello che penso di Stretto di Messina. Mi permetto di fare una piccola divagazione rapida, non voglio portare via tempo a nessuno. Io ho avuto la fortuna, anzi, se potessi condividere, non so se mi è consentito condividere qualcosa. Sì, certo. Tramite la freccia verso l'alto accanto al microfono. Sì, dunque, condividi. Finestra, no, schermo intero probabilmente. Sì. Però non mi fa condividere, il pulsante è ombreggiato. No, non parte la condivisione. Se metti un documento sul desktop forse è più facile. È sul desktop, ma non credo che si veda. Si vede qualcosa? No, non ancora. Allora riproviamo un attimo. Ah, ecco, adesso si è acceso. Condividi. Allora, ora forse si dovrebbe poter vedere. Si vede? Sì. Ok. Vabbè, questa è la solita immagine che conoscete tutti. Volevo andare un pochettino più avanti. Queste sono le varie, era una presentazione che abbiamo fatto con Enzo Siviero, tra l'altro, le ragioni dell'attraversamento. Ecco, volevo far vedere questi ponti. Io ho avuto una fortuna nella mia vita, che ho lavorato per tanti anni per una società francese, si chiama Fressinet, del gruppo Vinci, che ha realizzato alcuni dei ponti più belli e più grandi del mondo, e di molti ho in parte vissuto anche la costruzione. E qui vedete il Vasco da Gama, per esempio, a Lisbona, poi vabbè, lo storico, questo non l'ha fatto Fressinet, l'Oresund, sì, lì ci sono stato, il Rio Nandirion in Grecia, poi quello iconico, il viadotto di Millau, ma poi se vedete ancora presso i ponti sul Bosforo, questo è Cannacale, il ponte sui Dardanelli di cui parlavamo prima, questi no, sono in costruzione,
E questo è il ponte per me più bello del mondo, il ponte di Normandia. Ecco, volevo mettere l'accento su questo aspetto, che è un aspetto secondario, però qualcuno l'ha ricordato prima. Questi ponti, queste opere, sono delle opere che hanno anche una grande valenza da un punto di vista turistico. Attirano dei flussi turistici veramente grossi. E non dimentichiamoci che uno va a Parigi per vedere la Torre Eiffel, o a New York va a vedere il ponte di Brooklyn, a San Francisco va a vedere il Golden Gate. Questo è il ponte di Normandia, per me è uno dei più bei ponti del mondo, e ha un centro di visitatori, come d'altronde quello di Millau, che attira milioni di persone, quindi hanno una valenza che io penso il ponte di Messina potrebbe tranquillamente superare. Ma perché superare? E qui un'ultima divagazione. Superare perché noi stiamo parlando sempre chiaro che tra tecnici lo sappiamo benissimo, però al grande pubblico dire che c'è un ponte di 3.300 metri, la prima cosa che ti dicono: ah, ma tanto in Cina l'hanno fatto di 50 chilometri, perché non capiscono che la differenza è tra la luce e la lunghezza. Allora, la luce un ponte lungo 50 chilometri con luci di 50 metri, diciamo che sono buoni tutti a farlo, e non voglio fare riferimento ad altri ponti. Invece una luce di 3.300 metri supererebbe la luce più lunga attuale, che è quella proprio dei Dardanelli, che è stato inaugurato quest'anno, che è di 2.023 metri, e la supererebbe quindi una volta e mezzo praticamente. Dice: vabbè, fai un ponte più lungo del 50%. E attenzione, noi sappiamo tutti che buona parte degli effetti fisici non variano linearmente con la luce, ma variano con il quadrato o con il cubo della luce. Quindi passare da 2 a 3,3 significa passare da 8 a 36. Questo per dire che questa sarebbe la più grande opera di ingegneria mai realizzata dall'uomo. E quindi avrebbe certamente una rilevanza eccezionale da tutti i punti di vista. E un'ultima cosa, dice: ma non sarebbe un salto nel buio? No, non sarebbe un salto nel buio, perché stiamo parlando comunque di tecniche, di tecnologie che sono note, tutto sommato. Un ponte sospeso è, tra virgolette, abbastanza tradizionale come tecnologie. Cos'è che cambia? Cambia il fattore di scala, cambiano quindi più cose di tipo pratico, se vogliamo, quindi mezzi d'opera. Cambiano, immaginate appunto realizzare quelle funi lunghe 5 chilometri di quelle lunghezze, le torri alte 400 metri, bisogna mettere a punto delle nuove tecnologie di costruzione, dei nuovi mezzi d'opera, come dicevamo prima. Però paradossalmente, secondo me, questo è proprio uno dei motivi per cui questo ponte va fatto, quest'opera va fatto. Immaginate appunto che ricadute potrebbe avere, incalcolabili, per il know-how, per l'immagine stessa dell'Italia e delle imprese italiane, del mondo delle costruzioni italiane. Qui chiudo ripetendo una frase, che è una frase particolare, che è questa: noi dovremmo scegliere di costruire il ponte sullo stretto di Messina, e non solo, non perché è facile, ma perché è difficile, perché questo obiettivo servirà a organizzare e misurare il meglio delle nostre energie e capacità, perché è una sfida che siamo disposti a accettare, una sfida che non siamo disposti a rimandare, una sfida che intendiamo vincere. Allora, sapete questa frase cos'è? Questa è la frase: cambiando solamente costruire il ponte sullo stretto con andremo sulla luna, è la frase del famoso discorso di John Kennedy del 1962, con cui decisero di andare sulla luna, e ci andarono nel 1969. Quindi io penso che in 7 anni dovremmo anche noi essere capaci di realizzare il ponte. Grazie, io ho finito. Grazie mille, ingegnere, molto, molto chiaro e molto netto al punto. Io credo che il ponte sullo stretto, nonostante ancora non ci sia, abbia già portato tanto a questo territorio, in termini simbolici, in termini culturali, in termini psicologici, perché è riuscito a più riprese, in più momenti, in momenti differenti, a risvegliare quelle coscienze, a determinare un entusiasmo, a determinare qualcosa di positivo in un territorio in cui è molto difficile avere spunti positivi. E a tal proposito ho visto che tra gli ospiti c'è l'ingegnere Alessandro Darmini, che stamattina mi ha contattato perché l'anno scorso su Stretto Web abbiamo fatto un'intervista sull'idea di suo padre, che ha ideato e progettato le più
grandi funivie, quella del Cernise, quella del Monte Bianco, e negli anni 80 aveva progettato una funivia nello stretto di Messina. Allora ancora quello del ponte era in una fase in cui raccoglieva soltanto consensi bipartisan e poche polemiche, quindi credo che intorno al ponte si possano determinare tante di quelle idee, tante di quelle occasioni di crescita, tante di quegli stimoli positivi per lo sviluppo anche turistico di questo territorio che oggi nelle condizioni in cui versano Calabria e Sicilia neanche riusciamo a immaginarlo. Quindi ringraziando tutti per la partecipazione do la parola al professor Enzo Siviero, che non ha bisogno di presentazioni, è rettore di Ecampus, una vita di impegno e di attività per il ponte e per i ponti, per concludere in bellezza questo nostro incontro odierno. Grazie Peppe, sicuramente è stato un incontro particolarmente efficace, la presenza di illustri relatori di una componente politica ai massimi livelli, credo che non si sia mai vista negli ultimi anni, se non in modo sporadico e quasi sempre in negativo, perché purtroppo in Italia il sistema è che se tu parli male di qualcuno ti danno ascolto, se tu parli bene ti relegano all'ultima pagina dei giornali. Questa è una cosa veramente, a mio avviso, vergognosa. Comunque, il titolo che io ho voluto dare assieme ai miei due amici Bruno Sergi e Peppe Caridi discende proprio dalla contingenza positiva, che è quella che finalmente abbiamo una convergenza sul fare, adesso ripartiamo, quindi tutto quello che oggi abbiamo raccontato insieme con gli amici è in parte anche per capire che cosa c'è dietro questi 50 anni di studio, perché partiamo pure dal 1969 quando è stato fatto il primo concorso internazionale sul tema del ponte. Ma io stesso da un punto di vista comunicativo, ma proprio per affezione, per cuore, per passione, Mimma Catalfamo che è qui con me lo sa perfettamente, insomma io sul ponte mi sono speso, continuo a spendermi, non solo personalmente ma anche attraverso la mia rivista Galileo che faccio da 33 anni e per la quale ringrazio anche Patrizia Bernadette Berardi, che sì, se abbiamo tempo, perché qua siamo stretti, comunque diciamo che sostanzialmente abbiamo fatto poco meno di un anno fa un numero speciale dedicato a Galileo, poi lei lo ricorderà anche in modo più specifico, e voglio dire però che ne faremo uno fra qualche mese che raccoglierà un pochino tutti gli spunti dell'ultimo anno, naturalmente dando enfasi alla componente finalmente positiva, almeno così abbiamo sentito il ministro Salvini, per il fare, come fare. Beh, io a questo punto non ho bisogno di dire come fare perché è stato già detto tutto, però io sono a Messina e questo non è marginale. Il fatto che io sia a Messina e che sia lo stretto di Messina e che sia il ponte di Messina, che io veramente ho battezzato ponte del Mediterraneo, anzi ponte mediterraneo che è ancora meglio, e a pianino ci arriveremo, come io cerco di far distinguere il ponte dal viadotto, i ponti sono quelli belli, pochissimi, e i viadotti sono quelli bruttissimi, quelli sì, sono tanti, purtroppo la gran parte. Ma io volevo spendere una parola, noi abbiamo un'opera colossale, un'opera che da un punto di vista emotivo, spingo molto su questa componente perché abbiamo anche bisogno di sognare e adesso sogniamo sapendo che il nostro sogno sarà realizzato, a meno che non si infili qualcuno che ci metta del suo, perché la capacità distruttiva di certi soggetti è veramente incredibile. Siamo sempre lì al nero fumo, voglio dire, nero ma anche come anima, anime nere, questo magari qualcuno di Calabria sa a cosa mi riferisco. E noi siamo a Messina, allora le ricadute territoriali sono un elemento fondamentale. Purtroppo nel passato, e do anche delle colpe al stretto di Messina, il ponte non è mai stato comunicato nella sua valenza oggettiva. Si è lavorato di rimessa, rispondendo più o meno puntualmente ai no, ma non si va da nessuna parte, perché sono riusciti i no a far passare un'idea che il ponte non si fa, che c'è l'impatto ambientale, che addirittura, diciamo, faccia morire i pesci, o che gli uccelli che ci vanno addosso muoiono. Capite, noi fermiamo un'opera da miliardi perché qualcuno si è messo in testa che l'uccello... Vabbè, insomma, cosa volete dire? In Italia a me sembra che ormai si sia più attenti agli animali che agli uomini. Basta vedere la pubblicità che fanno sui cibi per animali, mentre muoiono, come sappiamo, molte persone. Basta uscire da una stazione, una qualsiasi stazione italiana. Non occorre andare poi a Lampedusa.
Beh, io perché dico Messina? Perché qualcosa è stato ricordato prima, ma io adesso lo voglio ribadire con forza. Tutto l'inizio delle attività, e Pippo lo sa perfettamente, aveva messo in piedi un meccanismo di rafforzamento del sistema universitario, io sono un accademico anche, anzi voglio dire prevalentemente, ma ci rendiamo conto che noi abbiamo investito, noi perché sono sempre gli italiani, non è... Ho investito decine di milioni sui laboratori per fare i controlli, per fare tutto quello che serve perché quest'opera potesse essere accompagnata localmente. Non abbiamo dato spunto, ma lo dovrà fare all'addestramento del personale per andare dietro a queste cose. A che cosa significa tutta la gestione di cui si parlava prima? È una grandissima macchina nella quale il problema è se i traghetti perdono il lavoro. Vabbè, anche quando non avevano le carrozze, a un certo momento se sono arrivati i motori perdevano. Ma c'è una riconversione. Oltretutto i traghetti resteranno in piedi perché qualcuno dice ogni tanto, no, ma sono cavolate, scusatemi se lo dico, ma che il ponte chiude, addirittura qualcuno ha detto mesi all'anno. Ma non sta né in cielo né in terra, non è assolutamente vero, è una bufala colossale. Ci sono i venti, beh, il ponte può chiudere in questo momento è probabilisticamente quasi zero. Comunque, se dovesse chiudere il ponte per motivi di vento, non passano neanche i traghetti, perché lo sappiamo, io non sono messinese, come sentite dal mio accento, però ragazzi, ma ci sono giorni interi in cui i traghetti non passano e in quei giorni quasi certamente invece sul ponte si passa. Se poi vogliamo far passare i treni a 200 all'ora non c'è neanche il tempo, perché sono le curve all'inizio e le curve alla fine, perché questi sono i problemi. Ci sono i vincoli, abbiamo visto a Genova che hanno dovuto addirittura limitare le velocità per un ponte che si faceva al nuovo, lì nessuno ha detto niente perché a Genova non si tocca. Ma io dico di più, è la trasformazione della città, il cambio di paradigma, il cambio di mentalità. È stato detto anche dal ministro Salvini, in qualche modo gli abbiamo fatto arrivare qualche messaggino, diciamo in via così estemporanea, ma molto soft, perché poi alla fine, secondo me, non è che c'è bisogno di dire molto, andiamo all'essenziale. Ragazzi miei, è storicamente dimostrato che ogni volta che si fa un'opera di una grande rilevanza cambia tutto l'intorno. L'indotto economico, e mi rivolgo a Bruno Sergi come anche a Michele Limosani e agli altri, ricordo a tutti che è stato fatto anche uno studio di valutazione economica da Roberto Zucchetti, professore alla Bocconi di Milano, non quasi, che nessuno ha mai tirato fuori, e se lo tiri fuori lo tenevano nascosto, perché noi abbiamo avuto sempre contro tutto il sistema nazionale. Adesso finalmente sono cambiate le cose e io ve lo posso testimoniare perché mi occupo del ponte da 20 anni, voglio dire, tra l'altro anch'io un benaltrista, lo dico con molta tranquillità, perché non capivo, non conoscevo, uno ha cominciato, che si documentino, che studino. Quindi secondo me quello che conta oggi è capire come si trasformerà il territorio, ma non solo di Messina e di Reggio, ma della Sicilia e della Calabria. Mi allargo ancora, voi sapete che ho anche questa idea folle di collegare la Sicilia con la Tunisia e la Puglia con l'Albania. Non è un problema di domani, ma neanche di dopodomani, però è un problema sul tavolo, che se noi avessimo una classe politica lungimirante, e forse questa volta ci siamo, non faccio apologia politica, ma dico semplicemente di quello che leggo a vedere in questa settimana e quello che è stato fatto, beh, probabilmente nel giro di 30-40 anni ci saremo, perché l'Africa è il futuro, e in Africa ci andremo, poi ci sarebbe tutto un discorso ulteriore da fare sui corridoi anche africani, per come fare o non fare, perché queste cose poi tra l'altro Bruno Sergi le conosce benissimo, anzi ce le ha raccontate. Poi voglio dire una cosa, il 13 di settembre, quindi pochi mesi fa, la mia università, e Pippo lo sa, ho invitato i progettisti COBI, i verificatori paralleli Parso Transportation, con dei rappresentanti, i quali hanno raccontato la verità, che alcuni soggetti non vogliono ascoltare, ma che non c'è nessun soggetto no ponte che sia voglioso veramente di capire. È una religione, è un'ideologia. Qualsiasi cosa va bene per dire di no. Io ve lo dico con molta tranquillità. L'unica condizione no ponte che accetto, perché sono anch'io un romantico, è la cosiddetta sicilitudine. È una follia oggi, però
La posso capire, solo che siamo, diciamo, almeno un paio di secoli fuori tempo, perché questo era i tempi dell'Arcadia, i tempi di, così, delle bucoliche, ma possiamo anche tornare un pochino più indietro, oggi il tempo è cambiato. E quindi, oltre all'impatto economico che c'è, io da dilettante allo sbaraglio, lo dicevo ieri a Bruno Sergio, ho fatto quattro conti, ma un po' così della serva, ho detto, ma il ponte tra l'altro oggi come oggi, se fosse, non mica oggi, solo, lo dicevo 15 anni fa, un numeretto che ho tirato fuori, il solo indotto fiscale o comunque di risparmio dello Stato varrebbe una cinquantina di miliardi. Cioè siamo su numeri incredibili, dove tra l'altro ci sarebbe una trasformazione territoriale fantastica, perché il waterfront di Messina e anche quello di Villa San Giovanni, che in parte, quello di Reggio Calabria è stato già abbastanza sistemato, ma può essere ulteriormente migliorato, può essere esteso in un certo modo. Allora facciamo un confronto. Io sono stato a Dubai una decina d'anni fa. C'ero stato 20 anni fa. Quello è un luogo fetido, dove c'è un clima che fa schifo, un mare che è assolutamente vomitevole, scusatemi dire, non c'è niente. Si sono inventati una situazione per la quale oggi è il centro del mondo. Allora ditevi voi. È uno dei più grandi. Io sono andato diverse volte negli ultimi anni a Dubai, quindi conosco molto bene. Ecco, allora io. La torre è una cosa. È incredibile. Ma io questo ragionamento: se si riesce a fare una cosa di questo tipo in un luogo dove non c'è niente. E parliamo invece di un luogo dove c'è la storia, la geografia, il mito, le persone, i luoghi, il cibo. Per me è un problema perché avendo diabete mi costa 1 chilo al giorno il sud, però lo spendo volentieri, smaltirò successivamente. Allora invito i siciliani e i calabresi in particolare, non solo i messinesi e i reggini, a fare una valutazione. Proviamo a ragionare tutti insieme su una dimensione temporale che tenga conto di quello che verrà dopo di noi, uno o due o anche tre generazioni, come fanno i cinesi. Come fanno in parte anche gli indiani. No, noi dobbiamo risolvere il problema del domani. Risolvendo il problema del domani, bruciamo il dopodomani e il dopodomani. Io invito tutti, e vorrei veramente che questa giornata si potesse chiudere con queste riflessioni, almeno da parte mia. Cioè, oggi noi dobbiamo ragionare pensando ai nostri figli e ai nostri nipoti. Questo è il nostro dovere. E quindi la grande infrastruttura, come qualità, come pensiero, come emozione, come suggestione, come passione, è quella che ci può fare veramente evolvere. Vorrei ringraziare particolarmente Bruno Sergi, perché quando ha fatto 15 giorni fa questa iniziativa coinvolgendo i turchi e ha fatto toccare con mano quanto sia stato importante costruire il Çanakkale, per tutto l'indotto che si è determinato, ed è finito pochi mesi fa, non stiamo parlando tanto con un anno di anticipo, ma lì siamo in situazioni leggermente diverse. Comunque abbiamo già un precedente, discutibile finché volete, ma insomma in meno di 2 anni hanno costruito il ponte di Messina, per carità, scusate, il ponte di Polcevera. Non voglio entrare nel merito perché altrimenti sto qua fino a domani mattina e direi anche cose poco ortodosse, però dove c'è una volontà, là c'è una via. Questo è sparito l'audio, non ti sentiamo più. Siamo tornati. Meglio così, perché era da querela quello che ho detto, quindi va bene. No, ma sono stati 10 secondi. Ecco, va bene. E quindi a questo punto questa iniziativa che si svolge oggi qui e che è il proseguimento di un ragionamento che è già iniziato, secondo me ci consente di essere molto più ottimisti, perché prima di tutto deve rispondere l'Accademia e l'Università, specialmente quella di Messina, e aggiungo anche, perché no, quella di Reggio Calabria, purtroppo è stata visceralmente contraria al ponte, sappiamo anche i motivi. Io credo che sia anacronistico e che in un momento come questo, dove c'è un calo di iscrizioni, bisogna anche rilanciare e far sognare anche i nostri studenti, ma non si fanno sognare semplicemente dicendo no. Il no non porta da nessuna parte, ci vuole un sì. E no, mi va anche bene, ma me lo devi giustificare, mi devi dare un'alternativa, no? Secco, partire, a prescindere da bene. Quindi io
Non so se c'è ancora qualche minuto per lasciare Patrizia raccontare un pochino un po' quello che abbiamo fatto come Galileo e un po' quello che faremo, ma proprio un flash, Patrizia, porta pazienza, ma... Sì, ecco, volevo anche dire che noi vorremmo raccogliere un pochino gli atti di questo convegno che pubblicheremo sul prossimo numero di Galileo, e mi impegno come Galileo almeno una volta all'anno a fare un'uscita speciale sul tema del ponte. Patrizia, ci sei? Abbiamo perso Patrizia. Vabbè, concludiamo perché siamo un po' in ritardo. Grazie ancora Bruno. Sì, ringrazio il professore e amico Enzo Siliero, ovviamente ringrazio il ministro Salvini, il presidente Occhiuto, la sottosegretaria Siracusano, la vicepresidente Princi, i colleghi che sono intervenuti da remoto qui in dipartimento. Ringrazio anche i miei studenti, perché questo webinar è stato organizzato all'interno dei miei corsi per l'Università di Messina. Il Dipartimento di Economia e credo anche il Dipartimento di Ingegneria sono sempre pronti a collaborare con il Ministero, a collaborare con le due regioni, a collaborare con le amministrazioni locali, al fine di massimizzare l'impatto che questa grande infrastruttura certamente avrà sul territorio. Si è ricordato che ovviamente il ponte è solo un tassello di una più grande visione infrastrutturale per il Sud, e vorrei semplicemente ricordare quanto già detto, che ieri a Bali il presidente Biden, il presidente dell'Indonesia Widodo e la presidente von der Leyen hanno firmato una partnership globale per le infrastrutture di qualità. In infrastrutture di qualità dovremmo fare lo stesso, guardare ad una partnership regionale, ad una partnership mediterranea e garantire al nostro Sud una maggiore competitività, e le infrastrutture certamente hanno e giocheranno un ruolo decisivo in questa potenziale partnership. Ringrazio ovviamente anche Stretto Web, il direttore di Stretto Web, Peppe Caridi, ringrazio tutti, ringrazio gli studenti nuovamente. L'Università di Messina è sempre pronta a collaborare con tutti da un punto di vista esclusivamente accademico e scientifico. L'Università non fa politica, l'Università svolge un ruolo scientifico e noi siamo sempre qui pronti a collaborare con tutti. Ringraziamo anche il Dipartimento di Economia che ci ha fornito tutte le strutture della tecnologia ai locali. Su Stretto Web sono già online tutte le relazioni, le dichiarazioni dei protagonisti del convegno. Pubblicheremo nel corso delle prossime ore anche i video e manderemo, come richiesto dal Ministro, gli atti di questo nostro incontro, che è soltanto uno di una lunga serie che continueranno, speriamo accompagnando, ma ne siamo convinti, a ulteriori step che ci porteranno a trovare la realizzazione di una grande opera che è il coronamento del sogno di ognuno di noi. Grazie a tutti e buona serata. Grazie a voi. Grazie a tutti. Arrivederci a tutti. Ciao, grazie a tutti. Ciao.